l'udienza prosegue con l'esame sempre dell'imputato Massimo Ciancimino. Se non ci sono richieste precedenti, allora può accomodarsi Ciancimino. Volevamo solo comunicare in funzione di in vista delle udienze già programmate per la prossima settimana, che abbiamo depositato quel verbale di Monticcioro del 2000, precedentemente depositato con una parte mancante per un mero errore, o comunque perché non avevamo ottenuto l'intera trascrizione dalla Procura di Firenze. Depositato nella nostra Quindi è segreteria in già a forma disposizione delle integrale, parti. è già a disposizione delle parti. E allora, una volta che ne stiamo parlando, vi anticipo, questo è importante per il pubblico ministero soprattutto, perché per l'udienza proprio del 19, in cui dovremo sentire Monticciolo, stamattina ci è stato comunicato che non avremo più la disponibilità dell'aula a Piazza Filangieri 4, ma l'aula B, codice B3, di via Ucelli di Nemi 48, sempre a Milano, purtroppo è l'altra. È una comunicazione che ci ha mandato stamattina, non dipende da noi, però ai fini della traduzione del Monticciolo, che credo sarà stata già Sì. disposta, occorrerà precisare, noi provvederemo nel frattempo a avvisare anche il difensore di Monticciolo, che è stato già designato, provvederemo ad avvisarlo, il Pubblico Ministero per parte sua dovrà, i difensori sono già informati, la prima udienza è confermata, quella del 18 è confermata all'aula già indicata di Piazza Filangieri, come poi domani vi darò al momento del rinvio. La seconda udienza invece purtroppo dovremo spostarci in via Ucelli di Nemi. Va bene, e allora possiamo riprendere l'esame. Ciancimino già sa che è informato, che ha sempre la facoltà ovviamente di non rispondere, mi pare che voglia continuare nell'esame Assolutamente sì, e quindi grazie. possiamo dare la parola al Pubblico Ministero per procedere. Buongiorno, signor Ciancimino. Buongiorno procuratore, buongiorno Presidente. Senta, alla scorsa udienza le ultime sue risposte hanno riguardato quella che fu la reazione di suo padre e quello che fu il commento di suo padre alla lettura di quel documento che constava di 12 punti che abbiamo riletto in aula. Io vorrei che lei ripartisse da qui, dai commenti di suo padre, e vorrei che ci riferisse, se ne è a conoscenza, cosa accadde successivamente, in particolare se suo padre ebbe occasione di commentare il contenuto di questo documento e di queste richieste con Bernardo Provenzano e se il Provenzano, a proposito, disse qualcosa, chiese qualcos'altro. Allora, innanzitutto preciso appunto, il papello faceva seguito a quelle che erano le richieste che inizialmente nell'incontro del capitano Mori e il capitano De Donno mio padre aveva rappresentato sia quando il Provenzano era venuto a Roma e sia nella sua visita a Palermo di metà giugno. Ovviamente, Presidente, questo per intenderci, era chiaro. Come parlando del mio padre nel 2000, quello. Scusi, questo non mi è chiaro questo passaggio, se può ripetere, perché mi pare che l'incontro di cui lei già ci ha riferito tra suo padre e Provenzano sia antecedente a quando lei ha ritirato poi da. Sì, no, questo per fare capire che c'erano delle richieste che mio padre aveva fatto, che ovviamente, Presidente, queste richieste non potevano limitarsi a quelle che erano le parole che mi aveva detto il capitano De Donno. Il capitano De Donno mi aveva detto che in cambio di un comportamento avrebbero trattato bene i familiari dei superlatitanti, gli stessi si sarebbero dovuti consegnare e in più che ci sarebbe stato un atteggiamento di aiuto, un contributo di aiuto per quello che erano le pendenze giudiziarie di mio padre. Ovviamente, Presidente, mio padre, quando già ci fu questo commento, ovviamente capite bene che questo non era il reale contenuto delle offerte. Poi parlarono mio padre e Mori, saranno state sicuramente altre, perché ci scherzavamo pure con mio padre, nel senso dice io vado da Provenzano e Darina e gli vado a dire tratteremo bene le vostre famiglie e voi in cambio vi consegnate. Uno, mi diceva mio padre,
non capisco perché si debbano trattare male le famiglie delle persone che si arrestano, su quali basi e su quali presupposti di legge. Io non arresto due persone, o le arresto e tratto male le famiglie. Dice, le famiglie, se hanno fatto qualche cosa, sono al di fuori di questo discorso. Dice, per cui era impresentabile come proposta. Ovviamente quando parlarono il colonnello Mori e il colonnello De Donno, le proposte furono altre. A queste proposte ovviamente arrivò quello che erano le controfferte. Io, per far capire alle presidente che non conosce gli atti, che il papello sono le controfferte fatte da Rina ai carabinieri e alle istituzioni tramite mio padre, insomma. Non è che sono le prime offerte, perché il contatto è avvenuto tra i carabinieri e mio padre. Sono i carabinieri che cercano un canale proprietario nei confronti di Rina. Non è Rina che cerca un contatto con lo Stato. Rina ha i suoi segnali di manda chiari e anche ha la sua lista lunga di omicidi, Vizzini, Mannino, c'ha il suo programma, appena fatto la strage di Capaci. Quando il colonnello viene a casa e dice a mio padre, siamo arrivati a muro contro muro, siamo in ginocchio, dobbiamo trovare questo canale proprietario, ovviamente la richiesta di consegnarsi per trattare bene i familiari era impensabile. Saranno state altre richieste che sono state dette a voce da mio padre a Provenzano nell'occasione della sua visita a Palermo il 17 giugno, nella sua visita già che era stata programmata per la visita medica a Roma. Quelle che mi giungono da Palermo sono quindi le controproposte, quelle che volgarmente viene chiamato come papello, sono le controproposte inaccettabili, secondo mio padre, che giungono per mano di Cinà attraverso me che le porto a Roma e che mio padre intende, cioè, dice che non si può neanche prendere in esame una simile lista di richieste. E questo lo aveva già detto, sì. Ora ha specificato opportunamente quello che aveva già detto. Il presidente che non conosce. No, ma l'aveva già detto, cioè che le proposte che provengono da Rina seguono a quelle che erano stati i colloqui di suo padre con attraverso Cinà con Rina per trasmettere delle richieste, diciamo, dello Stato alla mafia. Perfetto, ovviamente dice, che non dice, erano sì, di consegnarsi spontaneamente. Ora, Rina risponde in questo modo, la proposta di Rina in realtà è successiva a quelle che sono state. Esatto. Bene, ora torniamo al momento in cui questo documento arriva a suo padre. Lei l'altra volta aveva detto che suo padre aveva coloritamente definito il soggetto che aveva fatto queste proposte, aveva parlato di proposte inaccettabili. A questo punto, per quello che lei sa, c'è una interlocuzione tra suo padre e Bernardo Provenzano per capire se tagliare definitivamente questo canale con Rina, se proseguire in qualche altro modo? C'è un'interlocuzione sia con i carabinieri che con le istituzioni, con i soggetti legati al signor Franco, e c'è un incontro che avviene a Palermo direttamente, mi scusi Presidente, c'è un incontro che avviene a Palermo direttamente tra il mio padre e il Provenzano. Questo incontro si svolge, mi ricordo bene, perché c'era stato oggetto di discussioni sulla data per questioni scaramantiche, si svolge il 16 giugno, in quanto era stato fissato il 17 e poi per motivi, perché tutti e due i personaggi erano molto scaramantici, lo fissano per il 16 giugno, dove andiamo a Palermo e dove mio padre, accompagno io mio padre, e mio padre viene organizzato, mi viene riferito che l'incontro avverrà presso gli uffici di una finanziaria che si trovava esattamente a Piazza Unità d'Italia. Perché a Piazza Unità d'Italia, Presidente? Che era un luogo un po' fuori, mi scusi, che era un po' un luogo che di solito non era stato usato, in quanto nel 17 giugno mio fratello Giovanni, che abitava nello stesso, sempre a Piazza Unità d'Italia, si era trasferito nella villa di Mondello, e nello stesso c'era un ufficio di cui Provenzano poteva disporre tranquillamente attraverso un amico imprenditore. Questo incontro, mi ricordo bene che io da casa di mio fratello, che abitava al sesto piano, sono sceso a pian terreno quando sono stato avvisato che era arrivato il Provenzano e accompagnato mio padre. Un incontro è durato circa 2 ore e mezza.
Allora, poi ci torneremo anche attraverso l'esibizione, credo, di alcuni documenti. Intanto, per cortesia, visto che ha affrontato il discorso, ci dica qual era questo, chi era questo amico imprenditore che mise a disposizione questi locali per l'incontro tanto tra suo padre e Bernardo Provenzano. L'imprenditore amico di mio padre. Di Provenzano si chiamava, credo che è deceduto da poco, Mario Niceta. È un imprenditore che si occupava di abbigliamento, ma che si occupava anche di edilizia e attività imprenditoriali, per i quali anche mio padre si è dovuto muovere, in quanto lo stesso ha fatto un'operazione immobiliare speculativa e c'erano stati poi degli attriti tra proprio la famiglia di Provenzano e la famiglia di Trapanese, e mio padre ha dovuto intervenire in tal fine. Soltanto per cenno, qual era questa operazione speculativa nel Trapanese? L'operazione speculativa nel Trapanese, Presidente, era l'acquisto da parte dell'ingegner Parisi, molto amico di mio padre, anche avevo un ottimo rapporto io, dello stagnone di Marsala. Questo stagnone, in un momento di crisi economica del gruppo Niceta nel campo dell'abbigliamento, del bestiario, prego Presidente, c'era stata un'intestazione fittizia, una vendita che poi doveva essere di fatto riconsegnata allo stesso Niceta appena passava le burrasche per non incappare in sequestri del banche, in vincoli e cose varie, ed era stata operata dall'ingegnere Roberto Parisi. Al momento dello svincolo, del rispettare gli accordi di ritornare questo stagnone, c'è stato un rifiuto e una richiesta un po' esagerata da parte del Parisi. Questo mi ricordo che prima che mio padre venisse arrestato nel 1984 comportò parecchie riunioni, perché la credine dei trapanesi e anche dello stesso Rina nei confronti del Parisi era alta. Difatti mio padre, faccio un piccolo inciso, ci rimase un po' male quando subito dopo la carcerazione l'ingegner Parisi venne ammazzato, venne freddato da esponenti di Cosa Nostra. Sentiva un po' in colpa quasi perché non l'aveva potuto tutelare. Stiamo parlando di quell'ingegnere Parisi che fu anche presidente della Palermo Calcio. Sì, soprattutto mio padre non lo conosceva per il presidente del calcio, ma veniva sempre a casa mia, in quanto lo stesso rappresentava una delle tre imprese che di fatto davano un flusso continuo a quello che era l'organizzazione politica e l'organizzazione anche Cosa Nostra. Mi riferisco alle ditte che facevano le manutenzioni, manutenzione dei porti, manutenzione della strada e manutenzione della luce. In quel periodo l'ingegner Parisi si occupava con la ICEM della manutenzione di tutta l'illuminazione pubblica di Palermo. Va bene, abbiamo fatto questa digressione perché lei ha specificato chi era l'imprenditore che mise a disposizione i locali della parabancaria. Che cosa viene stabilito o che cosa riguarda l'incontro tra suo padre e Provenzano il 16 o 17 giugno del 92? E ci specifichi sempre quello che lei eventualmente ha saputo allora e quello che eventualmente ha saputo o ha approfondito eventualmente nel famoso periodo 99-2002, quando i suoi rapporti con suo padre diventano ancora più strettamente confidenziali. Mio padre, per conoscenza diretta... Mi scusi perché questa è una mia esigenza. Prego. Lei quel giorno è presente presso Piazza Unità d'Italia quando suo padre... Assolutamente sì, avevo poc'anzi detto al Presidente che si era sfruttato quel luogo perché c'era proprio la casa di mio fratello Giovanni libera al settimo piano. Era un giorno, mi ricordo pure che era stato scelto un giorno esattamente perché in quella piazza si svolgeva un mercato, per cui ieri c'era molta confusione, c'era molta gente, era il mercoledì credo, però non vorrei sbagliarmi con le date su altri incontri là, ma credo che sia stato scelto proprio quel giorno perché c'era un mercato da quelle zone, per cui sarebbe stato più facile smistare, insomma, e non destare attenzioni, da parte di forze dell'ordine o da parte di altre persone. Io mi ricordo che abbiamo aspettato, come era stata da istruzione, che mi citofonassero, che il Provenzano fosse arrivato, mi suonassero a casa,
di mio fratello, così ho accompagnato mio padre fino a giù, ho salutato il Provenzano e poi ho aspettato che mio padre risalisse a casa di mio fratello Giovanni. Poi sono uscito il Provenzano e dopo mio padre mi ricordo si mise a vedere un po' di televisione e poi ce ne siamo andati noi. È durato 2 ore e mezza. Mio padre è quindi lì, in quel momento sale a casa ed è molto adirato in quanto lo stesso Provenzano lo invita, nonostante i precedenti malumori di mio padre, che con questo soggetto sin dall'inizio non bisognava parlare, lo invita a cercare da quel papello di trarne qualcosa di utile e di discutibile, di sottoporglielo poi a Provenzano e che lui stesso si sarebbe adoperato per convincere Irina a cercare una via morbida per attenuare questo fenomeno stragista e non dar seguito all'elenco di quegli omicidi che già lui aveva programmato. Quindi Cangelino, forse sono io che continuo a non capire. Dalla ricostruzione che mi pare che lei abbia fatto la settimana scorsa, questo papello lei materialmente lo ritira il 29 giugno, Tacina. Sì. Ci ha detto così? Sì. Ora lei ci sta parlando del papello, il 16 giugno. No, 17 luglio, mi ha detto il Presidente. Ah, luglio, ma poco fa lei, allora abbiamo annotato, lei ha parlato di giugno. Giugno quindi una allora 17 luglio. Ci sono due, 16 e 17. Uno, allora visita no, i palestri. Intanto parliamo di questo incontro. Questo perché è importante. Questo incontro a Piazza Unità d'Italia di cui lei... Quando avviene? Quando avviene? Avviene il 16 o il 17 luglio? Ah, luglio, perché poco fa mi pare che abbia detto invece giugno almeno. Giugno no, ce n'è una a se Palermo. Se non ho scritto male io. No, giugno ce n'è una a Palermo, Presidente, sempre con Provenzano. 17, quindi anche il 17 giugno c'è un incontro a Palermo. Questo è di cui lei sta parlando, Piazza Unità d'Italia. È quello di cui mi ha fatto riferimento presso gli uffici della parabancaria. Ho necessità io di capire. Certo. Quindi stiamo parlando allora adesso del 17 luglio. Luglio. Va bene. O 16 o 17. Questo basta guardare il calendario sul giorno, io non è che mi ricordo. Sì, comunque bene, effettivamente in uno dei passaggi era sfuggito giugno, quindi, ma questo incontro, quindi questo alla parabancaria avviene il 16 o 17 luglio. Assolutamente sì. E questo è quindi è successivo alla consegna del papello da parte mia nelle mani. Quando suo padre risale a casa di suo fratello Giovanni. Quindi per inciso è già evidente che non poteva trattarsi di un mercoledì, per là lo sappiamo per certo, visto che il 19 luglio era domenica, purtroppo è una data che non possiamo dimenticare, quindi possiamo certamente escludere che si trattasse di un mercoledì. Io non mi ricordo, Presidente, non ho tutti i giorni proprio. Solo per completezza, prego. Suo padre quando risale fa qualche commento su questo? Sì, è molto adirato in quanto gli viene chiesto di andare avanti in quella che era la discussione aperta con Rina, che non bisognava interromperla, perché la volontà di mio padre era proprio di interromperla completamente, come aveva sempre detto con questo personaggio non si ci può discutere, e invece viene invitato a lavorare su quello che erano le richieste, trarne qualcosa di fattibile e presentabile ai carabinieri e agli altri per poi cercare di continuare questo dialogo. Viene invitato a lavorare sulle richieste. In questo momento glielo dice suo padre? Sì, no, questo me lo dice dopo. Mio padre è molto adirato perché viene invitato ad andare avanti a parlare sia con il Rina, col soggetto Rina. Okay. Senta, con l'autorizzazione del Presidente le voglio mostrare un documento che è depositato già, è prodotto. Se ci indica qual è, così anche le difese possono... Sì, è prodotto all'udienza del 26 settembre del 2013, al fascicolo del dibattimento acquisito. Ci dice il numero del documento, così... Io sono in grado di esibirlo sia alle difese, il numero adesso... Ah, va bene, se nell'elenco lo verifichiamo allora poi. Allora, è un documento, se volete posso, ho una copia anche per le difese. Intanto lo indichi e poi così le difese... Si apre, è un manoscritto che si apre con allegato per mio libro. Va bene, quindi dovrebbe essere il 3B allora, immagino, che era quello di seguito al... Purtroppo ne ho solo 3 copie, una la volevo esibire
Sì, il 3B, sì. Confermiamo che è il 3B, il 3A era quello che abbiamo acquisito la volta scorsa, il 3B quindi dell'elenco a suo tempo depositato. Posso? Possiamo, sì, possiamo nel frattempo. Allora, innanzitutto partiamo dalle domande più spicciole che riguardano la grafia di colui o coloro i quali hanno manoscritto questo documento. Allegato per mio libro è scritto con grafia che lei riconosce? Sì, mi sembra la mia grafia, quella legata al mio libro è mia. A differenza di mio padre, l'avevo precedentemente detto, non avevo questo tipo di accortezza di mettere i memo, come pensavo che non dovessero servire chissà per che cosa, scrivo direttamente sopra. Per cui la prima frase è mia, è scritta da me. Era un allegato di quelli che dovevano ricostruire in quel memoriale tutta la fase, diciamo, da me vissuta della trattativa. Si legge sotto, vuole leggere? Sì. Mancino Rognoni, ministro guardasigilli, abolizioni 416 bis, Strasburgo, maxi processo, sud partito, riforma giustizia, all'americana, riforma la giustizia all'americana, sistema elettivo con persone superiori, sistema elettivo con, ho difficoltà oggi, mi creda, con la vista, con la labirintite, ho serie difficoltà, superiori a 50 anni, indipendentemente dal titolo di studio. Esempio Leonardo Sciascia, abolizione carcere preventivo e in flagranza di reato. Forse sembrerebbe, se non in flagranza di reato. Sì, ho difficoltà con la identità di reato. In questo caso sì, rito direttissimo, abolizione, monopolio tabacchi, controllo stupefacenti in tutti i suoi aspetti, prostituzione. Allora, di chi è questa... Questo grazie. È stato vergato a mano personalmente da mio padre. Senta. Mi scuso, Presidente, nella lettura, ma non ci sono problemi. Proprio la labirintite, la cosa più fastidiosa che dà è proprio nel leggere. Questo documento, lei quando lo vede? Tra il 99 e il 2002, nel 2000, quando iniziamo a mettere da parte la documentazione e cominciare a lavorare su quello che era il suo memoriale. Suo padre le spiega qualcosa intanto sull'essenza di questo documento? Cos'è sì. Un appunto? Cos'è una richiesta da trasmettere o trasmessa ad altri? Cos'è questo documento, questo manoscritto? Mio padre era solito, quando doveva avere incontri, appuntarsi quelli che erano gli argomenti principali con i quali doveva parlare poi con i suoi interlocutori. Questo manoscritto era una serie di appunti che lui aveva studiato, aveva visto come fattibili, come anche diciamo, perseguibili con un dialogo con le istituzioni, che doveva accompagnare mio padre e portarsi in seguito a una visita che sarebbe dovuta avvenire il 22, il 23 luglio a Palermo, una visita che poi per motivi diciamo, ovviamente noti non si è fatta. Questo era un suo documento che lui sempre aveva, qualsiasi politico incontrava, qualsiasi cosa, aveva questo block notes dove poi aveva gli argomenti che doveva trattare. Questo diciamo, non doveva essere consegnato a nessuno, questo faceva parte di quello che era il suo memorandum da portarsi dietro per l'incontro che era stato programmato con il Provenzano. Questo incontro programmato per il 22-23 luglio era con Provenzano, per quello che le spiegò suo padre? Sì. Quindi... Credo che a supporto ci sia qualche altro documento che io non ho tutto. Intanto ci dica una cosa. Quindi da quello che lei ha detto ora, queste annotazioni sono frutto di una elaborazione fatta da suo padre successivamente alla richiesta di Provenzano di continuare ad andare avanti nel dialogo, cercando di... Possiamo trovare dei contenuti diversi rispetto... Quello che volgarmente poi appelliamo come contropapello, la controrichieste su cui, secondo mio padre, le uniche su cui si può instaurare un dialogo, perché le altre erano totalmente inaccettabili.
Li devo spiegare punto per punto oppure... Aspetti, aspetti. Se ne ricordo. Quindi, da quello che ci sta dicendo, siamo ancora in una fase, diciamo, antecedente o comunque coincidente poi con la strage di Via D'Amelio. Cioè, questi sono degli appunti di suo padre in vista di un incontro che si sarebbe dovuto tenere poi il 22 o 23 con Provenzano. Assolutamente sì. Successive al 16 luglio e in vista dell'incontro di Provenzano. Sì, quindi . Ho capito. Senta, andiamo appunto, se lei è in grado, al significato, se suo padre glielo ha spiegato, di alcune annotazioni. In particolare partiamo dalla prima, Mancino Rognoni. Mancino e Rognoni erano i soggetti che erano stati indicati sia tramite il signor Franco che sia anche dai carabinieri come coloro che avrebbero potuto garantire quel minimo di fattibilità a eventuali richieste avanzate dal Rina per mettere fine alla sua diciamo ondata stragista, ondata di omicidi che già era in corso. Può essere più preciso sul punto? Che significa, se suo padre glielo specificò, erano i soggetti che avrebbero potuto garantire... Che erano a conoscenza di questo dialogo intercorso tra i carabinieri e mio padre. Preciso che nello stesso mio padre mi specificò che non stimava né il ministro Mancino né il ministro Rognoni, in quanto non li faceva così politicamente strutturati da poter realmente poter garantire un cambio di passo o un cambio anche di sistema legislativo nei confronti della lotta al crimine organizzato. Fin da allora mio padre mi disse che cercava di far presente che secondo lui uno dei soggetti con cui bisognava veicolare questo tipo di dialogo era l'onorevole Violante, in quanto mio padre in quel periodo considerava l'onorevole Violante, essendo un ex magistrato e di fatto non so se già era presidente della commissione antimafia, comunque a prescindere il titolo, proprio lui lo vedeva come un'anima nera di tutto quello che era l'intreccio politica magistratura, quello che gestiva un po' il potere all'interno di quest'ala, è l'unico che avesse le capacità per poter presentare, poter avallare qualche richiesta in tal fine. Senta, lei riesce a indicare la data nella quale il signor Franco e i carabinieri, ho già detto alla scorsa udienza, dissero che questi due esponenti politici erano comunque informati di questo contatto tra i carabinieri stessi e Vito Ciancimino? Sicuramente prima che mio padre... Da subito, sicuramente prima che mio padre scendesse a Palermo quel famoso 17 giugno per parlare personalmente col Provenzano, in quanto, come avevo già detto, sia le proposte iniziali fatte, sia il fatto che i due carabinieri, per quanto valorosi e per quanto erano diciamo, molto abili, non potevano avere quelle coperture tali da poter garantire innanzitutto all'interno della Procura di Palermo, dove lo stesso mio padre, di fatto come avevo rappresentato nelle precedenti evidenze, attraverso il dottor Giammanco aveva più canali diretti tramite Mario D'Acquisto, e il secondo perché non li faceva così da poter ovviamente poi in un'altra fase che non era palermitana poter dialogare per conto dello Stato, per cui mio padre fondamentalmente voleva sapere quali erano le coperture, visto che si parlava di proposte che avrebbero anche dovuto coinvolgere tutta l'azione parlamentare per attenuare certe misure o per cambiarle o per cercare di ammorbidire certe situazioni e certe leggi che di fatto penalizzavano molto Cosa Nostra. Per cui era chiaro che questi due soli carabinieri, anche con l'appoggio della vecchia conoscenza di mio padre come Subrani, non avrebbero mai potuto andare avanti.
mio padre, prima di andare avanti, si sincera che realmente c'è una copertura a livello istituzionale. Quando viene a conoscenza, sia da parte dei carabinieri, sia da parte delle istituzioni, che questo tentativo, perché parliamo sempre di tentativo, di dialogo con il RINA è avallato da uomini delle istituzioni. Senta, è un fatto, diciamo, acquisito in questo processo? Io ho fatto questa domanda e lei ha risposto indicando certamente una data antecedente a metà giugno. E, diciamo, è un dato, a parte notorio, ma anche acquisito in questo processo, che in quel momento l'uomo politico Rognoni fosse ministro della difesa, ma l'uomo politico Mancino ancora, diciamo, a metà giugno era, credo, presidente del gruppo parlamentare, non mi ricordo se alla Camera o al Senato, della DC, ma poi si ebbe ad insediare come ministro dell'interno il 1° luglio. Perché le dico questo a premessa di una domanda. Siete mai tornati con suo padre? Suo padre le ha mai detto perché a giugno erano stati indicati Mancino e Rognoni? Cioè, Mancino in quel momento non era ministro dell'interno. Perché già sapevano, perché un dialogo con Scotti, con cui mio padre aveva avuto dei rapporti indiretti anche tramite la segretaria, era completamente inaccettabile. E mio padre era stato informato che Mancino sarebbe andato a sostituire il ministro Scotti al Ministero degli Interni. Questo quando glielo dice suo padre? Era fine giugno. Senta, poi si legge sempre con grafia di suo padre, almeno intanto. Quindi scusi, di questo ne avete parlato già nel 92 o nel 99? No, nel 99. No, nel 99 sì. Le dice suo padre le dice che io sapevo già che a fine giugno. Sì, 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 sì. Cioè suo padre sapeva da... Sì, sì, perché proprio Mancino in quel momento che non so, che non aveva neanche ruoli. Cercavo io di capire, tutto questo avviene nel momento in cui, Presidente, questa documentazione viene mostrata. Io questo documento non lo vedo, non ho contezza di quanto c'è scritto prima del 2000, quando mio padre incominciamo a fare una selezione anche cronologica di quella che deve essere gli allegati. Infatti c'è scritto allegato libro e vengono numerati per quello che doveva essere il racconto, per cui io nell'immensità di questi documenti cerco di trarne quelli utili per poter anche non solo scrivere il racconto che avevo vissuto direttamente, per cui e che nessuno avrebbe potuto mettere in dubbio, perché dico sempre, sfido chiunque a confrontarsi con me in quelle che sono le date, le andature da Rina, Provenzano, Cinà, Carabinieri, sono qui a loro disposizione per quello che è la mia conoscenza diretta di quella che è la trattativa che io ho purtroppo iniziato e ho convinto mio padre a fare, anche se per me erano quei fini, diciamo, nobili. Questa fa parte di un racconto che ovviamente dove io non ho contezza diretta, per cui era giusto che quello che mi raccontava mio padre fosse anche avallato da un materiale cartaceo scritto da lui che rappresentava la versione di come erano andati i fatti, specialmente che questo libro poi doveva essere a futura memoria, come diceva mio padre. Senta, a proposito delle indicazioni, volevo sapere se lei ha discusso con suo padre, sempre specifichi eventualmente quando. Su questo documento facciamo una premessa, ne ho discusso sempre dopo la scarcerazione del 99. Sì. E altri documenti ovviamente che mi mostrerete che teneva mio padre. Se ha discusso in particolare sull'affermazione, sulla annotazione Strasburgo maxi processo. Sì, ha discusso su questo in quanto ne aveva... Ai punti del papello c'era l'annullamento del maxi processo. Secondo quelle che erano state, lui si era sincerato con degli avvocati penalisti, il professor Campo, il professor Siracusano, quale potevano essere
i margini per un eventuale ricorso a Strasburgo. Secondo gli stessi, visto che il reato associativo del 416 bis, specialmente in quella che era nelle loro esecuzioni, c'erano anche delle applicazioni che erano antecedenti, diceva, mi ricordo mio padre, diciamo, il valore retroattivo che alla stessa legge era stato dato per certi episodi nel momento di eseguire gli ordini di cattura, e anche la prospettazione stessa del reato associativo a sé, senza nessuna finalizzazione, potrebbe avere margini, con un buon avvocato, margini di discussioni e di ricorsi presso sicuramente il Tribunale di Strasburgo. Ovviamente non poteva essere mai presa in esame quella dell'annullamento della sentenza così, diciamo, era impossibile, neanche un dittatore poteva dare seguito a quella che era la richiesta iniziale del Rina. E invece suo padre le ha mai spiegato il riferimento specifico della notazione sud partito? Sì, mio padre mi spiegò come allora mio padre mi spiegò come allora il problema della trattativa, del dialogo avanzato attraverso uomini delle istituzioni a Vito Ciancimino costituisse qualcosa di ben più ampio e molto più ad ampio raggio. E di questo ne parliamo anche in varie occasioni. Mi spiega come in quel momento mi dice: non ti scordare che quello che sta accadendo, che è accaduto, mi perdoni Presidente nell'uso dei verbi, che è accaduto nel 1992 non riguarda solo la strage Falcone, la strage Borsellino, omicidio Salvo. C'è di seguito uno disgregamento di quello che è il famoso pentapartito, un pentapartito che di fatto non è stato garante solo per Rina o Provenzano per fare i loro affari, ma che di fatto è stato il garante di un grande sistema che anche mio padre conosceva bene perché ne faceva parte, imprenditoriale, politico, affaristico. Questo grande sistema nel 92, con la coincidenza delle stragi e delle inchieste di Di Pietro, viene a crollare. Per cui gli si prospetta a Provenzano, con la forza e con la penetrazione politica che hanno anche nel territorio, di poter ricostruire quello che era un grande partito per poter dialogare. Fondamentalmente, con l'uccisione di Lima, vengono, come diceva mio padre, la mafia viene a rinegoziare dei vecchi accordi che già erano stati presi a suo tempo. Infatti, diceva mio padre, diceva, non era una trattativa, una rinegoziazione. Fondamentalmente, chi doveva mantenere delle promesse non le ha mantenute. Il sistema che ha garantito tutti sta crollando in tutta Italia. Da lì c'era la prospettiva di trovare un nuovo soggetto politico da far nascere, da aiutare tutti e mettersi insieme, che avrebbe di fatto poi nel tempo, pian piano, ovviamente con quelle che potevano essere anche le azioni criminali che aveva fatto Cosa Nostra, mettere in piedi qualche legge a favore o quantomeno levare delle leggi che erano fortemente limitative nei confronti dell'associazione Cosa Nostra. Per cui dice mio padre, non basta soltanto questo, cioè bisogna anche capire in questo momento cosa fare. C'erano state le elezioni, Presidente, nell'aprile del 92, che già avevano dato i primi segnali di grande caduta di questi partiti. C'era una Lega che andava avanti, una rete del Orlando che incominciava a nascere. Per cui mi spiega mio padre che anche per volontà terze che giungono a lui c'era l'esigenza di creare questo. Siccome Rina era attratto da questo sistema di potere politico, controllo, per cui mette nel piatto delle controfferte anche quella di poter partecipare alla costruzione di un nuovo partito, una nuova democrazia cristiana. Senta, ma qua si fa riferimento sud partito. Sì, perché ovviamente Le tutto questo. faccio una domanda specifica. In quel periodo, e comunque fino alla carcerazione di suo padre del 18-19 dicembre del 92, per quello che lei ha saputo allora o eventualmente anche successivamente, suo padre in qualche modo
aderì, venne compulsato, ebbe contatti con altri in funzione della creazione di un partito meridionalista, di una Lega Sud sostanzialmente? Sì, ebbe diversi contatti per quello che era appunto il potere politico, le conoscenze politiche, l'esperienza. Mio padre faceva un po' da consulente per quelle che erano le varie iniziative che gli proponevano. Di contatti diretti mi ricordo uno con Licio Gelli, che avvenne in località Cortina d'Ampezzo, e uno, siamo andati a un congresso proprio della Lega del Sud a Roma, esattamente all'hotel in via Aurelia, ora non mi ricordo dove siamo andati, l'ho accompagnato io, non mi ricordo esattamente il nome dell'albergo, però che c'era un congresso proprio di questa Lega meridionalista, non so come si chiama. Poi c'erano state tante anche... E questo in che periodi? I due avvenimenti, l'incontro con Licio Gelli e questa partecipazione a questo... 92. 92 quando? Rispetto alle vicende di cui stiamo parlando. È il periodo sempre estivo. Non riesco a collocarmi le date oggi. Non sono freschissimo. Senta, andiamo... Ma credo che posso essere comportato da documentazione di mio padre, da punti scritti, perché in merito. Le volevo chiedere, finora abbiamo esaminato quello che è accaduto, diciamo, prima della strage di Via D'Amelio. Intanto le volevo chiedere se si ricorda qualche particolare reazione, qualche particolare commento di suo padre Vito Ciancimino al momento in cui apprendete di quello che era successo in via D'Amelio, cioè dell'uccisione del dottor Borsellino e degli agenti della sua scorta. Sì, non me lo posso scordare quel giorno perché mi trovavo, stavo tornando dal mare, mio padre mi chiamò urgentemente a casa, che era andato a Fregene, di rientrare, avevo preso la notizia, e appena giunto a casa, proprio guardando le immagini che ormai tutti i telegiornali davano, disse... Inizialmente proprio disse la colpa è tua, ho detto la colpa è mia, ho detto che c'entro io, dice la colpa è tua, mia, nostra, che abbiamo alimentato questo tipo di situazione. Come pensavo, dice quel pazzo adesso tenta di rilanciare, vedendo che lo Stato si va a presentare dopo la strage di Falcone, gli dice abilmente da giocatore di poker e da chi ovviamente, gli suggerisce la strategia, è chiaro che questo è il momento di rilanciare. Se avessimo adottato quelle che erano le mie prudenze e i miei consigli di eliminare subito Rina da questa discussione e far prendere subito potere a Provenzano, forse la strage Borsellino si sarebbe potuto evitare, o forse sarebbe stata... Far prendere subito Provenzano. Mio padre sin dall'inizio disse che non si poteva, credo di averlo detto la scorsa udienza, non si poteva dialogare con questo soggetto, perché era un soggetto veramente con cui mio padre aveva difficoltà a discutere, era un animale allo stato puro. Qui dice, come pensate sì, che io posso... L'ha già detto, questa persona con cui non si poteva discutere era Salvatore Rina, quindi diceva mio padre fin da subito aveva l'intenzione di far prendere chi? Di far prendere Rina, di far catturare Rina, dice lo dobbiamo levare di mezzo. Dice, se volete realmente che questo venga meno, specialmente adesso c'è un altro, mi dice il Provenzano che lo sta manovrando, il solito pupazzo manovrato con promesse che soltanto un mentecatto può pensare di essere realizzabili, come le promesse dice che gli era stato fatta da Lima di annullare il maxi processo e cose varie. Questo dice fondamentalmente non ha cognizione di cosa è nulla della vita normale, cioè non guarda più lontano delle sue scarpe. Non torniamo indietro a quello che ha già detto. Quindi sì. Suo padre, al momento in cui apprendete della strage di via D'Amelio, dice la colpa è tua, la colpa è mia. La colpa è nostra. Perché, lo vuole ripetere, quello che fu il commento al 19 luglio del 92 da parte di suo padre? Perché con Rina non si parla. L'ho imparato, dice, lo conosco da ragazzino, da quando giocava con Luciano Liggio, da quando giocavano a Carleone i due ragazzi, Provenzano e Rina. Con Rina non puoi dialogare,
è una persona con cui non rispetta i patti, non rispetta gli accordi, è un traditore, è il peggio dei peggio. Se c'è questo qualcuno che in questo momento gli ha promesso di attuare queste cose, non glielo potrà levare mai nessuno alla testa. L'unica maniera per fermarlo è levarlo di mezzo. Poi fu sollecitato, come ho detto, invece ad andare avanti per la strada di Rina. Senta, dopo la strage di Via D'Amelio, lei è testimone di altri, testimone nel senso di avere notato che si incontravano i soggetti di altri incontri tra suo padre e i carabinieri Mori e De Donno? Quando, se riprendono, quando riprendono? Allora, dopo la strage di... io mi ricordo che sono andato... Dopo la strage di Rina, mi ricordo di un incontro dopo mio la strage di Via D'Amelio. Mi ricordo che sono andato a Palermo per annullare un appuntamento col Provenzano che era già stato preso per il 22, per non so quando, era stato già fissato. E poi io mi allontano per vacanze, cosa pare che vivo un periodo di vacanza, non so che tipo di incontri ha mio padre, solo che ad agosto mi chiama e mi dice di ricontattare il capitano De Donno, fine agosto, può essere un po' più preciso? Intorno, ero tornato tra il 25 e il 30. Perché lei, quando è stato sentito il 2 febbraio del 2010 nel processo Mori Obbino, alla domanda quando riprendono gli incontri tra suo padre e i carabinieri e come viene organizzato questo nuovo ulteriore incontro successivo alla strage di Via D'Amelio, pagina 8, lei ha testualmente risposto: stavo dicendo al rientro a quello che era stato un periodo minimo di vacanze in agosto, intorno al 20 e al 22 agosto mio padre mi dice di riprendere il contatto con i carabinieri, per cui telefono al capitano De Donno e ne chiedo un nuovo appuntamento tra il capitano e il colonnello Mori. Comunque forse l'incontro avviene nel nostro appartamento di Roma intorno a fine agosto, credo il 25-26. Quindi le date esatte non faccio. Però lei viene chiamato intorno al 20 e il 25-26 sì. Ricorda di un altro incontro. Senta, lei... Quindi su questo lei il suo ricordo è certo che tra la strage di Via D'Amelio e fine agosto non ci siano stati altri incontri no. Con De Donno e Mori? A cui ho assistito io no. Presidente, ma lei si era allontanato, aveva detto. Io ho detto che mi sono allontanato perché mi sono andato con degli amici miei, Federica, mi sono andato in barca anche un po'. In che periodo? Da fine luglio al subito dopo Ferragosto, 18. Quindi da fine luglio a fine Ferragosto lì e quindi... Mio padre è rimasto a Roma, delle attività si è potuto vedere Provenza, si è potuto vedere i Carabinieri, io non ho contezza. Allora prego, riprendiamo. Lei nuovamente a contezza in questo periodo... 20, 25, 26 agosto, giusto? Sì, posso soltanto dire ovviamente che il fatto che mio padre voglia riprendere la discussione con i carabinieri, questo mi viene detto da mio padre perché ha motivo lui e gli è stato chiesto da altri soggetti di riprendere la discussione con i carabinieri, però non riesco a precisare esattamente da chi o come, perché proprio non c'era. Ma chi lei sono? Sa in generale, anche per averne parlato successivamente, che suo padre aveva la possibilità o si è servito di altre persone oltre che lei per contattare De Donno, Mori? No, questo... O viceversa, Mori no. E De Donno per contattare suo padre si no, sono serviti no, di altri non lo canali? So. Non lo so. Non ne avete mai parlato? No, so. Prego. Era libero, non... E già i carabinieri erano stati, lei, secondo il suo racconto, più volte a casa sì, vostra in via San Sebastiano. Non so se ci sono stati incontri non programmati. Sapevano che mio padre era libero, stava sempre lì perché non usciva mai di casa. Anzi, agosto lui definiva Roma il periodo più bello della città perché non c'era traffico, si andava a fare le passeggiate. C'era la città, c'era il periodo più bello di Roma è agosto. Io, insomma, vabbè, comunque... diversamente sono andato in vacanza. Senta... Lei, in quel momento, dopo anche questo incontro del 25-26 agosto, viene messo a conoscenza da suo padre di una qualche mutazione, di un qualche cambiamento di contenuto nel rapporto tra suo padre
e i carabinieri rispetto a quello iniziale? Sì, cambia totalmente. Fondamentalmente, purtroppo, si ritorna a quella che era l'idea iniziale di mio padre. Per fermare le stragi dobbiamo prendere Rina. Bisogna fermare Rina. Per cui percepisco in mio padre quello che è il malessere, che dice al solito, come sempre, avevo ragione io. Cioè, la storia mi sta insegnando. Cioè, abbiamo visto cosa è successo. Se fossimo partiti prima con questo intento, forse molte cose si sarebbero potute evitare. Per cui io, in quello che io poi definisco nella fase B della trattativa, non c'è più la voglia di patteggiare, diciamo, in cambio di un abbassamento della tensione, leggi o vantaggi a favore, diciamo, dei carcerati, o non mi ricordo i punti che erano stati discussi. Nella seconda fase proprio si accetta per quella che era la decisione iniziale di mio padre. Per fermare le stragi bisogna levare di mezzo Rina. Suo padre esplicitò questo, intanto glielo esplicita in quella fase stessa, signor Massimo. Sì, sì. Suo padre esplicitò a lei, ma soprattutto esplicitò ai carabinieri, a come si poteva arrivare, attraverso chi, attraverso quali contatti, attraverso quali indicazioni si poteva arrivare alla cattura di Salvatore Riina? Presidente, mio padre, fin dalla prima visita dei carabinieri, sanno benissimo, perché vengono informati dallo stesso, che mio padre ha un rapporto privilegiato e quasi unico col Provenzano, che non dialoga con Riina. Mio padre manifesta ai carabinieri la possibilità di poter convincere Riina Provenzano nel togliere di mezzo il Riina. Per cui è chiaro che i carabinieri sanno che da ora in poi si cambia passo, l'interlocutore non è più né Cinà né Riina, l'interlocutore diretto per mandare avanti questa fase della cattura di Riina è Bernardo Provenzano. Questo viene esplicitato da suo padre ai carabinieri? Certamente. Certamente. In questa seconda fase, questa successiva alla strage di Via D'Amelio, per quello che lei ha saputo, si parla mai di una possibile cattura di Provenzano o di una resa di una consegna del latitante Provenzano? Presidente, sarebbe stato, come dire, no al proseguo di quello che sono stati gli incontri che poi sono avvenuti fino a dicembre e poi sono conclusi con la cattura di Riina. Ovviamente sanno che da quel momento in poi l'interlocutore è Provenzano e che mi devono mettere anche in condizioni a me di poterlo incontrare, magari perché mio padre, dopo sia la strage di Falcone che la strage di Borsellino, non è che aveva molta voglia di andare a Palermo, sia perché c'erano grandi disagi anche nel momento in cui mio padre aveva scelto per premura di prendere l'aereo, cosa che non faceva mai, c'era attese di un'ora e mezza in autostrada perché bisognava deviare Carini. Per cui mi ricordo come sono stato usato io spesso per andare. Era chiaro che l'unica maniera, mio padre gli aveva spiegato, l'unico che ci può dare, consegnare come voleva mio padre, senza, diciamo, cose eclatanti, ecco, anzi ben organizzate, la testa di Riina era Bernardo Provenzano. Bisognava farlo con attenzione, bisognava convincerlo, bisognava cercare di fargli capire anche a tutti quelli che erano i suoi sodali, perché Riina era circondato da una famiglia proprio di legami parentali, di gente che era molto violenta, per cui bisognava gestire il tutto con molta precisione e con molta attenzione. Ha dato una spiegazione, ma vorrei la risposta in termini secchi, con un sì o con un no. Gliela rifaccio la domanda. Scusi, va bene. Io cerco di parlare a un presidente che non conosce gli atti. È implicita la risposta, però in quello che lei ha già detto. Dopo il 19 luglio i carabinieri chiesero mai di poter sfruttare suo padre per catturare Bernardo Provenzano? Assolutamente sì. Per catturare Bernardo Provenzano? Per catturare Riina. Ascolti la mia domanda. La mia domanda è, appunto, se catturare Riina ne stiamo parlando. Suo padre, quindi, lei ha detto
ha detto ai carabinieri: per catturare Rina io mi posso rivolgere a Provenzano, giusto? Dica al microfono, sì o no? No, no, di Provenzano non se ne doveva parlare, anzi doveva essere garantito una minima di copertura sia allo stesso Provenzano che a me per poter andare avanti, perché gli incontri per convincere Provenzano e nel modus operandi dovevano avvenire nella massima sicurezza, per cui di catturare Provenzano dal 19 luglio in poi non se ne parla più completamente, rimane l'unica alternativa valida e utile per fermare le stragi, l'unico canale aperto che gli rimane a mio padre per mettere fine allo stragismo è Provenzano. Senta, e allora signor Cioncimino, ancora più chiaramente, lei non solo in questa udienza ma anche in questa udienza ha detto che in questa fase poi lei si è adoperato per tutta una serie di incontri suoi, signor Massimo Cioncimino, con Provenzano, sì, in funzione di prendere appuntamenti con suo padre, di ricevere o consegnare documentazione scritta. Sì. In quel momento i carabinieri Mori e De Donno vennero messi a conoscenza che lei, Massimo Cioncimino, si incontrava periodicamente con Bernardo Provenzano? Assolutamente sì, ma ne parlai lo stesso io pure con De Donno. Io avevo paura, ovviamente, come avevo paura quando andavo da Cina, avevo paura di questo. Era una conoscenza chiara che bisognava intensificare i rapporti con Provenzano, diretti o non diretti, con mio padre, per poter mettere in atto quello che era il loro programma, la cattura di Rina. Quindi questa non è soltanto una conoscenza del relato da parte di suo padre. Lei ha parlato direttamente col capitano De Donno in che termini? Nel termine che io avevo paura sempre che nel momento in cui mio padre mi comunica che per motivi di tutto quello che è successo a Palermo, la strage di Capace, la strage di Borsellino, c'è cioè una pressione da parte delle istituzioni e cose varie, mi dice anche, mi raccomando, massima tutela, e tutto sono io anche che mi sincero con quello che è il mio amico Giuseppe, che di fatto mi ha coinvolto in questa situazione che a un certo punto esplode e diventa veramente grande, per cui dico: Giuseppe, posso stare tranquillo, cioè io ho convinto mio padre, non posso dire di no a mio padre, perché mio padre non era un soggetto a cui potevi dire no, ci ho provato tante volte, Presidente, impossibile, per cui non potevo dire no a mio padre, però di contro volevo il conforto almeno di un uomo, delle istituzioni. Ho detto: non mi fate che lo dovete prendere tramite me, non deve essere catturato che seguite me e lo prendete, cercate signor di... Signor Cioncimino, le ho chiesto una cosa diversa o comunque più specifica, lei ha già detto che i carabinieri erano informati del fatto che lei incontrasse Provenzano. Sì. Abbiamo capito qual era il motivo. E io volevo capire, e specificato meglio, se questo è stato oggetto di interlocuzione tra lei e il capitano De Donno. Sì. Va bene. Più di una volta. Perfetto. Andiamo avanti. Senta, intanto mi risponda in maniera concisa, poi i particolari li affronteremo eventualmente, anzi sicuramente dopo. Per quello che lei seppe allora, ed eventualmente anche dopo, effettivamente suo padre chiese a Provenzano notizie utili ad addivenire alla cattura di Rina? Sì. Poi andiamo molto più specificamente nel dettaglio. E mi dica una cosa, e anche qua poi mi dirà quando eventualmente lo ha saputo. Provenzano in quel momento era al corrente che suo padre Vito Cioncimino passava quelle notizie che riceveva dallo stesso Provenzano ai carabinieri per catturare Rina? Sì, assolutamente sì. Questo lei come fa ad affermarlo? Quando sa di questa consapevolezza, diciamo, che è anche di Provenzano, che
che le notizie che sta dando a Vito Ciancimino vanno a finire ai carabinieri? Nel 2000, o sicuramente quando mio padre mi racconta appunto che tutta questa pianificazione è a conoscenza del Provenzano e dei carabinieri, per cui ne ho contezza, forse ne ho contezza anche allora quando uno per una battuta Provenzano mi diceva: guarda, apri gli occhi un po', stai attento, di qua di là. Comunque ne ho contezza, sì, forse nell'immediato in maniera vaga, nello specifico nel 2000. Ora non mi ricordo, Presidente, perché c'era stato una, mi è venuto un flash, c'era stata una bisaglia di Provenzano che aveva mandato a dire a mio padre, per questo lo vengo a sapere allora, procuratore, posso fare questo inciso? Sì, sì, prego. Mi è venuto un flash, mi ricordo che uno dei nei tanti pizzini che avevo portato tra mio padre e il Provenzano per finalizzare questa operazione, mi ricordo che già mio padre nel leggerlo, fare le fotocopie e conservarle, tutto c'era, si faceva proprio riferimento all'affitto da parte dei carabinieri di un appartamento, non so dei carabinieri, forse dell'ordine, da parte di un appartamento di fronte a casa nostra in Via Asciuti. Qualcosa che ovviamente mi aveva creato anche un po' di attenzione, dico: ma come, questi lo sanno, ci sei? Poi mio padre mi disse di stare sereno, per cui sincerato dai carabinieri mi disse di... Perché mi ricordo che il Provenzano mi disse: occhio sempre, quando ho detto sì. Credo che forse dovrebbe essere agli atti qualcosa di questo, procuratore. Senta, ma in questa fase suo padre chiese qualcosa ai carabinieri in cambio di questa opera che si proponeva di fare, cioè di fornire loro notizie utili alla cattura di Riina? Chiese delle garanzie su che Provenzano non venisse preso e chiese una serie di vantaggi che dovevano anche riguardare la sua persona. E quali erano questi vantaggi che dovevano riguardare la sua persona? Esiti in quelli che erano i processi di misure di prevenzione. Ora tutte non me le ricordo, procuratore, non ho... Se mi può aiutare lei, perché hai sicuramente i verbali, no? E proprio a proposito delle misure di prevenzione, in quel periodo lei sa se i carabinieri in qualche modo promisero di interessarsi? Sì, promisero della restituzione dei beni. Mi misi al corrente che già una strada mio padre l'aveva intrapresa attraverso la segnalazione che era avvenuta da parte, diciamo, degli uomini appartenenti a Cosa Nostra, di prendere un determinato avvocato che ci avrebbe portato alla nomina di un soggetto che avrebbe che sarebbe stato molto influente con l'allora presidente delle misure di prevenzione, credo presidente Tessitore. A tal proposito mi ricordo che mio padre aveva nominato l'avvocato Noto Sardegna e come perito venne nominato da parte del tribunale nella valutazione e nella ricostruzione patrimoniale della liceità del patrimonio di Ciancimino il professore Di Miceli. Questo professore perito, ovviamente nominato dal tribunale, con il quale mio padre collaborava e anche dava dazioni di denaro alla creazione di questo, diciamo, loro lo chiamavano di questo pupo, dovevano creare tutto questo supporto a garanzia non solo dei 7 miliardi che erano stati sequestrati in Italia, perché erano stati bloccati circa 7 miliardi dal dottor Falcone, ma pure di tutti quelli che erano stati, diciamo, allontanati in tempo ed erano sfuggiti anche a una rogatoria internazionale disposta dal dottor Falcone nei confronti delle autorità svizzere. Per cui si voleva dare diciamo, una copertura. Di questo fu informato i carabinieri. Mi ricordo che fece uscire un articolo su Panorama pure. Mi ricordo che mi chiamò De Donno al telefono, mi dice: vai a comprare Panorama, vallo a leggere. E mi ricordo come nello stesso giornale c'era scritto: i beni di Ciancimino riconosciuti illeciti da una perizia, addirittura dimostrano come una cosa che ovviamente a mio padre fece piacere. Ricorda in che periodo De Donno le disse di
con quella evidenziò questo articolo di Panorama? Siamo intorno a novembre, ottobre, stavamo finalizzando quella che era la, diciamo, tutta l'operazione per prendere Provenzano. Per prendere Riina, mi scusi Presidente, mi scusi Procuratore. Senta, io non ho capito bene qual è il nesso, se c'è, per quello che le dicono i carabinieri, tra la nomina di questo perito Di Miceli e l'attività dei carabinieri. Perché mi dicono essere uomo vicino alle istituzioni anche per altre situazioni. Mi dicono appartenere, diciamo, essere un personaggio a loro noto, di loro conoscenza, che avrebbe saputo fare il suo lavoro e con cui loro stessi potevano dialogare. E invece non ho capito, all'inizio lei ha fatto riferimento anche alla nomina di un avvocato. Noto Sardegna, che era incaricato di svolgere, quando viene nominato un perito, c'è, cioè, il perito d'ufficio che era il professor Di Miceli, che di fatto era come fosse un perito di parte, e il perito nostro che era il professor Noto Sardegna. Noto Sardegna insieme a Di Miceli lavoravano nella costruzione di questo. I carabinieri ebbero un qualche ruolo nella, sì, scelta, si attivarono. Di Noto Sardegna, l'avvocato Noto Sardegna. Sì, gli fu indicato il professor Noto Sardegna. Senta, in che modo, lei ha già detto poc'anzi, rispondendo alla mia domanda, io le avevo chiesto una risposta secca, se effettivamente suo padre si attivò con Provenzano per acquisire notizie per la cattura di Riina. Allora, sì, le chiedo, questo è avvenuto in occasione di un solo incontro, di più incontri, e in che periodo avviene? In più incontri, dal settembre fino al momento in cui io ricevo la telefonata dal carcere dove mio padre è stato, diciamo, rimesso su disposizione della Corte d'Appello di Palermo il 19 dicembre. Ricevo la telefonata, eravamo appena stati a Palermo insieme, eravamo tornati a Palermo il 16 o 17 dicembre. Mio padre poi era tornato a Roma per farmi viaggiare, non viaggiare con queste carte, che indicavano l'esatta ubicazione del covo di Provenzano, tutte le utenze del covo di Riina, mi scusi, oggi non sono lucidissimo, del covo di Riina, e con tutte le utenze telefoniche riferibili a lui. Io ricevo questa telefonata dal telefono di De Donno, mio padre si trova a Rebibbia, perché già De Donno mi aveva chiesto di dover consegnare queste cose. Io ho detto, senza autorizzazione di mio padre, poi è stato arrestato. Ora ci andiamo. Arriviamo al 19 dicembre dopo aver fatto le altre... Se ci può arrivare dopo una pausa pure, se è possibile. Se ne ha bisogno, allora sì. Vogliamo sospendere l'udienza adesso. Sospendiamo allora l'udienza per un quarto d'ora per consentire all'imputato di riorganizzarsi. Va bene, l'udienza è sospesa. Allora, proviamo a riprendere l'udienza, però abbiamo i collegamenti che al momento non sono attivi. E allora, mi pare che adesso i collegamenti ci sono, sì, sono tutti lì, quindi lei può riprendere il posto, Ciancimino. Questo documento. Non so se servirà ancora, al momento lo tenga lì, poi... E allora, ridiamo la parola al Pubblico Ministero e riprendiamo l'esame. Grazie Presidente. Signor Ciancimino, anche approssimativamente, quante volte suo padre, tra l'agosto-settembre, mi pare che ha detto, del 92 e il dicembre del 92, ebbe modo di incontrare personalmente Bernardo Provenzano, per quella che è la sua conoscenza anche diretta, eventualmente per avere accompagnato suo padre, come ha più volte detto, a taluno di questi incontri? Almeno due o tre, sicuro. Senta, una, prima di passare a domande più specifiche sul contenuto di questi incontri, ha già detto che suo padre aveva informato i carabinieri, e anche lei aveva informato i carabinieri, di questi incontri con Provenzano. Le volevo chiedere, il signor Franco, di cui lei ha più volte parlato, a sua volta era informato di questi incontri che suo padre aveva con Provenzano, e più in generale della
quella che lei ha chiamato fase B della trattativa, cioè che questi incontri erano finalizzati ad acquisire notizie utili alla cattura di Riina. Sì, il signor Franco, rispondo a quest'ultima, poi rispondo alle altre. Il signor Franco veicolava le informazioni a chi di dovere ed era costantemente sempre aggiornato quali erano i sviluppi. Ricordo come mio padre, allora ministro presidente, che anche il signor Franco era stato un promotore della linea, da questa fase B della trattativa. Nel senso, aveva dato le giuste coperture e le giuste attenzioni a mio padre di adoperarsi per mettere fuori gioco Riina. Esattamente le parole che usava mio padre era mettere fuori gioco. Questo lei quando lo sa? Lo so. In quel periodo o successivamente? Lo so, in quel periodo, anche se non dovrei parlare di deduzioni, perché visivamente vedevo gli incontri, per cui capivo dal fatto che c'erano i carabinieri, poi io mandavo a chiamare il signor Franco, che ovviamente era tutto veicolato, per cui certamente non è che chiedevo cosa gli è detto al signor Franco, trattasi di deduzione, ma di fatto di presa diretta di conoscenza, perché lo stesso veniva chiamato subito dopo il signor Provenzano, mi veniva subito detto di mandare a chiamare il signor Franco. Poi ovviamente nel 2000 mi racconta come sono andate le cose, mi racconta il tutto, sempre quella che è la versione di mio padre. Senta, in questa fase in cui suo padre incontra Provenzano, ebbe mai a richiedere suo padre ai carabinieri Mori e De Donno documentazione? Ebbe mai appunto a sollecitare di poter visionare documentazione? Allora sì, nel momento in cui il Presidente si passa alla fase B, a quella che è la decisione di mettere fuori gioco Riina, mio padre innanzitutto cerca di sfruttare quelle che già erano le sue conoscenze in merito alla possibile collocazione dell'abitazione dei familiari e di Riina. Queste sue conoscenze derivavano dal fatto di essere intervenuto direttamente presso alcune aziende che da lui, sempre gestite come acquedotto e cose varie, per poter fare degli allacciamenti e cose varie. Da questo tipo anche di riservatezza che è stata chiesta personalmente dal Cinau, dal Provenzano, nei confronti di mio padre o anche da altri esponenti di Cosa Nostra, mio padre percepì che la zona dove si muoveva il Provenzano era la zona che andava da Riina. Il Riina, mi scusi, era la zona che andava dal Motel Agip al Sotto Monreale, insomma quella zona lì. Perché aveva fatto degli interventi di ripristino da allacci e cose varie. Sapeva bene, però non conosceva di fatto proprio il luogo esatto. A tal proposito, per cercare di far rivivere nella sua memoria, anche attraverso l'aiuto del Provenzano, questo tipo di attività che aveva fatto, mio padre chiese ai carabinieri di poter avere una pianta a tomo topo, vabbè, io oggi le parole sono un po'... Toponomastica. Esatto, mi scusi, io... Toponomastica della città di Palermo, senza dare principali indicazioni, e poi tutte quelle che erano le utenze telefoniche, allacciamenti dell'acqua nella zona che riguardava appunto Monreale, Bagheria. Mi ricordo come una volta... Monreale, Motel Agip, poco Monreale, Motel Agip, sì. Prego, continui. Mi ricordo come una volta ricevuti questi grossi tuboni gialli che contenevano le mappe catastali, non so come si chiamano, topomastiche, e tutte le utenze della tele, della TIM, allora TIM, non so, ed Enel. Ottenute da chi queste mappe? Pervenute da parte dei carabinieri, mio padre, ricordiamo, era... Sì. Allora, io me le portò personalmente De Donno. Mio padre mi fece fotocopiare delle zone precise e una parte precisa che poi avremmo dovuto insieme portare a Palermo. Quindi c'è una prima
fornitura di documenti, di mappe e elenchi di utenze relativa ad una zona che però è piuttosto grande. Grande, no? Sì. Motelagip, Monreale. Lei sì, molto grande, grande. Sì. E poi questi tuboni grandi, gialli. Lei vide la consegna da parte dei carabinieri di questi tuboni? Assolutamente sì. Sì, ero presente. Questo per caso riesce anche a collocarlo temporalmente in questo periodo di tempo? Lei ha già detto andare da settembre? Novembre, fine novembre. Fine novembre. Fine novembre perché si era raggiunto l'accordo proprio di mettere fuori gioco Rina. Mio padre dopo una serie di incontri aveva avuto l'ok anche da parte del Provenzano con una certa modalità e anche con una certa accortezza che il caso, visto appunto le possibili reazioni che potevano venire espletate dai familiari come Bagarella, come soggetti vicini a Rina, che sicuramente facevano parte proprio di quello che era il gruppo di fuoco armato di Cosa Nostra, per cui con le giuste cautele doveva essere compiuta questa messa fuori campo del Rina. Nel momento in cui tutto questo venne pianificato, si passò proprio alla fase dell'identificazione e della consegna da parte del Provenzano di Salvatore Rina. Sì, senta, poi vedremo quali sono, se lei le ha sapute, quindi le modalità e le cautele. Però intanto le volevo chiedere una cosa. Quindi, da quello che lei sta dicendo, non è che Provenzano subito diede l'ok, fu una cosa graduale per arrivare a questi, sì, sì, questo tipo di patto, no? Sì, fu una cosa graduale perché bisognava anche capire quali sarebbero state le conseguenze di questa situazione, per cui nella stessa gestione della cattura, della consegna di Rina, dovevano essere adottate delle misure e delle garanzie che potessero essere subito recepite da coloro che di fatto stavano sempre gravitazionando attorno a Rina come qualcosa, diciamo, di non tradimento, perché mio padre cercava, presidente, proprio questo, dice, di rappresentare a questi soggetti tramite il Provenzano, perché poi non aveva rapporto diretto, che chi aveva tradito Cosa Nostra non doveva essere né Vito Ciancimino né Provenzano a consegnare Rina. Chi aveva tradito Cosa Nostra di fatto era Rina, perché con le sue azioni stava devastando e stava dando vita a una serie di provvedimenti legislativi che di fatto stavano massacrando non soltanto gli uomini di Cosa Nostra, ma anche tutto quello che erano le situazioni familiari e i contesti familiari di questi soggetti. Per cui bisognava far capire a questa gente, se continuate ad andare avanti dietro questo pazzo criminale, cioè non avete speranza. Per cui era importantissima per mio padre l'esecuzione di questa consegna passo dopo passo, perché ogni segnale doveva essere percepito in questo modo, che era un'azione fatta a garantire tutta l'organizzazione e il proseguio di Cosa Nostra sotto una nuova gestione diretta da Provenzano. Per cui è chiaro che questi colloqui furono frequenti e furono finalizzati in questo senso, perché una cattura così semplice non poteva avvenire, doveva essere proprio studiata, come diceva mio padre, a tavolino. Senta, andiamo alle modalità operative di questo comportamento di suo padre. Torniamo a questa documentazione che riguarda un'area invero molto ampia, come ce la descrive lei. Lei ha detto: mio padre mi fece fare delle fotocopie. Sì. Assolutamente sì, a differenza, preciso, sì, sono fotocopie che a differenza di quelle che facevamo all'interno di Casa Nostra non potevano essere espletate col tipo di macchina, diciamo, da ufficio, casalinga, che noi tenevamo nella zona dietro la lavanderia, dietro la lavatrice della cucina, per cercare di contestualizzare l'area che era stata segnata da mio padre. Mi sono recato in una cosa di grafica, di fotocopie, vicino Piazza di Spagna dove abitavamo noi,
ho fatto ridurre queste mappe, anche queste cose, perché erano di proporzioni grandi. C'era un lavoro che a casa, a differenza di quello che potevano essere pizzini, papelli e cose varie, faceva personalmente mio padre, questa doveva essere espletata perfettamente da me, per cui mi sono recato in questo centro di... Questa riduzione a che cosa era finalizzata, signor accentrare Centurione? proprio la zona di via Bernini. Ma era finalizzata, lei ha detto poi, fatta questa operazione, siamo scesi a Palermo. Era finalizzata anche a mostrare a qualcuno questa documentazione? Sì, a Provenzano, ovviamente mio padre non aveva anticipato niente ai carabinieri, già mio padre dava la situazione, dava quello che era già la sua conoscenza in mano a Provenzano. Provenzano avrebbe dovuto, con degli anelli come ha fatto, segnare esattamente con un evidenziatore arancione, mi ricordo bene, con la zona precisa dove si nascondeva, per modo di dire, dove viveva il Rina. Lei ricorda quando si può collocare temporalmente questa vostra venuta a Palermo da parte sua e di suo padre e l'incontro con Provenzano? Mi ricordo perfettamente perché siamo scesi insieme, parliamo quindi 3 giorni prima dell'arresto di mio padre, intorno al 16, al 17, sembrano sempre le stesse date, Presidente, ma parliamo stavolta di dicembre del 92, e poi lui è partito il giorno dopo, io sono rimasto, lo dovevo raggiungere a Roma, se non che mi perviene la notizia Aspetti, dell'arresto. aspetti, non andiamo subito. Andiamo, scendete a Palermo, Sì. No, scendete insieme. Come scendete, se lo ricordo, in macchina o in aereo? oggi in questo momento credo non Non ho lo ricordo. contezza. Ma credo in macchina perché c'erano problemi logistici, però poi mi pare di partire. Ora non mi ricordo. O in aereo, non me lo ricordo. Intanto Non portate con sé qualche ho. Sì, documentazione. portiamo la riduzione di quelle che erano state fatte, le fotocopie che erano state fatte, anziché portarci tutti i tuboni e tutte le piantine topomastiche che erano anche ingombranti, ci portiamo solo questa busta formato, non era una 4, un po' più grande, quella che do a 3, esattamente, in altre non state ridotte in A3 di queste zone. Come fa? Incontrate o suo padre incontra Provenzano, incontra lei, ci dica che cosa succede, come e dove viene organizzato questo appuntamento. L'appuntamento credo che viene organizzato, non so se era in una delle zone o via Leonardo da Vinci o sempre via Le Lazio, ora non ho contezza di ricordare. Fuori o in un appartamento, in uno studio, ci dica lei. No, in uno studio. Non ho ricordo lucido di. Lei accompagna suo Sì, padre. sì. E poi mi viene detto da mio padre che sarei dovuto andare a ritirarle io, mentre lui partiva e cose varie. Una volta che lui se n'è ripartito, una volta, mi scusi Presidente, una volta ripartito, che mio padre è ripartito da solo a Roma, difatti è stato arrestato da solo a Roma, non in mia compagnia, io l'avrei dovuto raggiungere con queste mappe evidenziate personalmente dal Provenzano sulla zona dove agire. Senta, lei quindi materialmente vide insieme suo padre e Provenzano quel giorno? Sì, io accompagnavo Perché sempre suo padre, visto che eravate scesi per questo motivo, se c'è un motivo particolare per il quale suo padre dice e decide io parto prima, poi tu mi raggiungi dopo. l'ho detto poc'anzi al Presidente, perché mio padre non voleva viaggiare con questa documentazione appresso, per cui ha detto, siccome sono più perseguibile io per quelli che erano anche i suoi passati giudiziari, tu vieni dopo e me le porti, viaggiamo in maniera separata. Mio padre rientra subito, io aspetto qualche giorno perché poi aspetto il ritiro pure. Mio padre dopo l'incontro con Provenzano se ne ritorna, io invece aspetto il ritiro della E come documentazione. fa lei a sapere quando e soprattutto dove deve ritirare questa documentazione da parte di Sono Provenzano? stato avvisato da uno dei parenti di Lipari. In che modo? Mi hanno mandato a chiamare dicendomi che c'era la busta pronta da ritirare. Dove è andata a ritirarla? Credo in Viale Lazio, non mi ricordo. Comunque era uno dei luoghi Uno dove dei luoghi. suo padre, dove lei più volte aveva accompagnato suo padre. Allora, Presidente, per fare un inciso, io di tutte le riunioni che ho avuto l'obbligo, non mai il piacere,
di accompagnare mio padre si sono svolte sempre in 3-4 località. Una era Licri, un'azienda di bagheria, dove in periodi di non massima attenzione si riunivano proprio tutti lì a bagheria. Poi c'erano dei vari appartamenti a disposizione dell'Ipari, che erano cugini, nipoti, cose. Poi c'era lo studio del dottor Braconi, dove avvenivano spesso gli incontri. Poi c'era un appartamento a Roma, in via Vittoria, dove dopo la strage di Borsellino abbiamo incontrato più volte Provenzano per non farlo venire a casa nostra dopo che erano successe le stragi. E poi c'era qualche villetta che era posizionata tutta nella zona antecedente all'Hotel Zagarella. Queste erano su per giù, salvo qualche eccezione, sempre le zone dove gli stessi si sentivano ovviamente per loro precauzione tutelati. Senta, quindi quando lei parla di zona via Lazio, via Sciuti, parla di appartamenti nella disponibilità della famiglia Lipari, oltre che di Sì, quello in via studio. Aquileia c'era sopra il negozio allora Cammarata, credo al sesto piano, abitava la famiglia Lipari. No, io intanto le chiedo degli questi posti dove incontrava Provenzano. Sì. A casa di Lipari o in altri appartamenti nella disponibilità del Lipari? A casa di Lipari, anche in appartamenti dei nipoti di Lipari in via di Michelangelo, ce n'era uno. Via Michelangelo, via da Vinci, le confondo, per cui mi ricordo che era il cugino Udine, non so, mi ricordo come si chiamava, ora non ho memoria di tutti i Torniamo a questa nominativi. fase, concentriamoci su questa documentazione, queste mappe che suo padre consegna a Provenzano. Quindi lei poi dice, tramite un parente di Lipari, vengo avvisato di ritirare la busta. Vi incontrate lei e Provenzano o lei e qualcun altro? No, io e Provenzano. Dice qualcosa a Di Provenzano, le dà. portarle subito a mio padre, di farla avere con me, chiuse così subito a mio padre. Lei in quel momento, le faccio la domanda, apre la busta, No, l'apro successivamente dopo l'arresto di mio padre. torna a Roma immediatamente, signor Ciancimino, Dopo dopo qualche l'arresto di mio padre. tempo. Ci faccio capire quanto tempo prima dell'arresto Provenzano le aveva dato queste buste. Io ero in programma che tornavo a Roma, credo il 19 e il 20, il giorno prima l'avevo avuto da mio padre. Ho sentito mio padre e gli ho detto che Le sarei aveva andato avute lei da chi? da Provenzano, Sì. l'ho specificato, procuratore. Sente telefonicamente suo padre? E gli dico che l'avrei raggiunto a Roma intorno al 20-21, anche perché era previsto che passassi il Natale con mio padre, per cui volevo anche, insomma, come mi ha detto mio padre, aspetta qualche giorno e poi riparti. Era una prudenza che mi aveva chiesto di adottare mio padre. Ovviamente mio padre non pensava che una volta giunto a Roma sarebbe stato fermato con la motivazione del reitero della richiesta del passaporto. Senta, Comunque, lei i tempi procuratori siano scesi il 17, il 18 mio padre è partito, avevo preso le piantine il 19, perché mio padre stesso il 19, ora quelli in quell'arco di tempo si tutto a svolge. stretto giro di A tempo. stesso giro, sì. Senta, ma mi dica una cosa, signor Ciancimino. Lei poi ha visto o ha saputo se effettivamente il Provenzano, rispetto alla documentazione, che era una documentazione relativa ad un'area piuttosto ampia, avesse effettivamente dato delle indicazioni più specifiche, più stringenti, se effettivamente avesse quindi indicato in maniera compiuta la zona dove abitava il Riina? Era perfettamente cerchiata anche da una freccetta che indicava l'ingresso e poi soprattutto erano evidenziate, scusi Presidente, mi sono rivolto, erano evidenziate le utenze telefoniche, le utenze dell'acciamento dell'acqua per poter giungere con precisione all'intestatario dell'appartamento, della villetta che ospitava i familiari e Rina. Questo lei, signor Massimo Ciancimino, come lo sa, visto che non aveva aperto la busta? E poi cosa succede quando lei apprende della carcerazione di suo padre? Cosa succede a proposito del destino di questa busta, della Allora, conoscibilità del contenuto? cerco di fare uno sforzo di memoria. Mi ricordo che o io o De Donno, io vengo a sapere l'arresto di mio padre per tramite i miei fratelli perché ero in giro e mi ricordo che ci fu una forte reazione anche dei miei fratelli perché
Loro sapevano di questi contatti con i carabinieri, mi reputavano come sempre responsabile, ci hai visto? Come ti avevamo detto, bel trappolone che hanno fatto i carabinieri. Papà è stato arrestato su una motivazione che, come dice il professore Campo, come l'aveva sconsigliato il professore Campo di fare la richiesta del passaporto, come al solito papà l'hai portato in carcere per la tua voglia sempre di non farti gli affari tuoi. Per cui mi ricordo come, anche sentendomi un po' in colpa, poi fui contattato dal De Donno, che anzi l'ho contattato io, cercando di avere spiegazione. Lui stesso mi disse di non sapere nulla, di essere stato sorpreso perché aveva appuntamento con mio padre appunto per ritirare, si dovevano vedere il 19 per ritirare perché io dovevo andare a portare queste buste, e aveva trovato tutta casa mia circondata dalla polizia. Ed è proprio in quel momento, io perché cerco di capire, che apro la busta per capire anche quale fosse il contenuto. E fondamentalmente non lo volevo più consegnare, anche perché mi ero beccato insulti dei miei fratelli, mi ero beccato tutto, avevo percepito qual era la pesantezza, e avevo anche paura. Presidente, lei deve rappresentare che io ero un incensurato a 29 anni, che giravo per Palermo con una Vespa 125, con dentro la sella il luogo del domicilio della famiglia di Provenzano. Ora, lasciamo stare quella che è la copertura dei carabinieri che mi hanno dato, che non mi avrebbero seguito, avrebbero potuto arrestare Provenzano semplicemente seguendomi in uno di questi incontri. Ma c'era anche il discorso del rischio che correvo io se questa cosa si veniva a sapere attraverso gente che era tipo brusca, a bagarella, cose varie, il rischio che avevo pure io. Per cui prendo contezza di quello che è. Devo dire che avevo anche, quando il capitano De Donno mi invita a incontrarci a portare la busta, ho detto no, non ho alcuna intenzione di. Ho detto non so neanche, credo dico, non so neanche dov'è. In quel momento, Sì. giusto? Senta, una cosa, poi andiamo avanti. Ma suo padre in quella circostanza viene tratto in arresto da quale forza di polizia? Alle forze di polizia. Sì, dico carabinieri o polizia di Polizia Stato? di Stato, mi scusi. E De Donno le dice: stavo andando lì e ho visto che c'era la Sì, c'è polizia casa lì. tua tutta circondata di polizia, dice io ho bisogno di recuperare quelle cose. Io ho detto guarda, io non so niente, io ho detto cerca di capire, dice lui, anzi mi dice che avrebbero fatto uscire subito, che si sarebbe attivato subito con i superiori per andarla a trovare, e cose varie. Io aspettavo sue Quindi notizie. lei apre la busta e vede indicazioni specifiche. Sì, assolutamente sì. C'erano Quanto specifiche? due, cioè un cognome sottolineato in merito all'utenza telefonica, un cognome sottolineato in merito all'utenza, scusi Presidente, un cognome sottolineato in merito all'utenza dell'AMAP e il cerchietto proprio su quella che era l'abitazione, che poi ho visto successivamente essere la casa che ospitava la famiglia Riina. Questa busta da quando viene consegnata da Bernardo Provenzano in persona a lei a quando viene aperta è sempre e soltanto nella sua disponibilità, giusto? Sì, assolutamente sì. Non ne ho Senta, parlato neanche con i miei fratelli. poi effettivamente lei la consegna ai carabinieri, al capitano De Donno? E se sì, quando e perché? Visto che aveva deciso di non Io consegnarla. poi vado a Roma, io ricevo, mi scusi, io ricevo prima una telefonata del De Donno che mi informa che era stato autorizzato ad andare a trovare mio padre, poi direttamente dal carcere ricevo una telefonata dal De Donno che mi passa mio padre e che mi dice di incontrarmi col De Donno, di portare la busta a Roma e di consegnarla al De Donno. E questo avviene vicino Piazza delle Muse a Roma. Quando, mi scusi, mi sono distratto un attimo, Non l'ha presidente. detto veramente, Quando il periodo. rispetto alla carcerazione di suo padre, quanto tempo dopo? Uno o due giorni dopo, non mi ricordo. Quindi De Donno le Cioè passa. io sicuramente le posso dire che non ero andato a fare ancora colloquio. Non era ancora andato a fare il colloquio. E lei effettivamente questa. Nonostante, preciso al Presidente, che potevo fare colloquio con mio padre immediatamente, in quanto lo stesso non era sottoposto a una misura cautelare che negasse e fosse autorizzata la laudità
diciamo, che ne aveva disposto la misura, in quanto era un ripristino di una vecchia custodia cautelare. Per cui, telefonando a Re Bibbia, chiesi dopo quanto tempo potevo, e mi dissero no, perché questo è il ripristino della vecchia custodia, per cui non c'è bisogno di nessuna autorizzazione. I familiari già elencati in quello che sono, loro hanno un cartoncino dove sono tutti elencati, quando viene carcerati si dà lo stato di famiglia e ci sono tutti quelli autorizzati alle visite. Avendo frequentato io già Re Bibbia dal periodo che va dall'84 al ottobre, fine ottobre dell'85. Senta, lei consegnò quindi questa busta proveniente dal Provenzano a De Donno, a Piazza delle Muse. Cosa c'era dentro un locale, per strada? Per strada, credo per strada, non Disse qualcosa De Donno? La vide davanti a lei? La mi vide disse con... che, mi ricordo che mi disse, mi ringraziò e mi disse che mio padre da lì sarebbe uscito a poco e si stavano attivando, che era stata un'operazione della polizia che si era intromessa e che quanto prima mio padre sarebbe tornato a casa. Presidente, io chiedo di mostrare un documento che è al fascicolo del pubblico ministero. Si tratta di un manoscritto che è stato sequestrato in cella nel corso di una perquisizione a Vito Ciancimino nel periodo successivo all'arresto. Però non le voglio intanto chiedere, le voglio leggere una frase che riguarda proprio questa vicenda e farle alcune domande. Che sarà scritto da mio padre, penso questo. Sì, questo E non era tra gli atti che avevo io sicuramente nella ricostruzione del sequestrato libro. in cella a suo padre, quindi Sì. ora lo vedrà e ci dirà qualcosa, però rispondendo alle mie domande su un passaggio. Posso anche esibirne copia alla corte perché possa Certo, seguire così meglio, riusciamo a seguire anche noi. perché è un atto che per ora è al fascicolo del PM, ma non ancora al fascicolo del dibattimento. Ah, allora ha maggior ragione, perché forse non pensavo Almeno fosse uno di quelli già prodotti. credo di no, Presidente. A me pure. A me pure. Grazie. Presidente, le preannuncio che avrò difficoltà nella lettura, credo. Eventualmente per la lettura l'aiuterà il pubblico ministero, lo leggerà lui stesso, però nel frattempo, prima di, perché è un momento antecedente, lei, se ho capito bene, quindi ci ha parlato di una telefonata ricevuta dall'interno del carcere, Sì. suppongo nei giorni immediatamente successivi. Dove è stato contattato lei? Alla mia utenza telefonica, 20, allora avevo l'utenza Fissa fissa. No, del telefonino. del telefonino, Sì. di un telefonino, in una di quelle SIM di cui abbiamo parlato? Sì. Non lo so se erano quelle, ma era quella che avevo in uso, sinceramente ora non mi ricordo. Quindi è stato contattato da De Donno, che evidentemente si trovava in Sì, io e De carcere Donno ci avevamo già scambiati il numero al primo incontro, ci avevamo in già scambiato. compagnia Sì. di suo padre. Va Sì, bene. ovviamente mi fece piacere sentire anche la voce di mio padre che nell'occasione mi disse poi di cosa aveva bisogno perché di fatto era stato prelevato e cose varie, mi disse anche di cosa aveva bisogno. Comunque, le precise, non, per quello che saranno, non è l'unica telefonata che ho ricevuto durante il periodo di detenzione da parte di mio padre all'interno del carcere. Sempre tramite De Donno. No, anche tramite altri soggetti che non so, cioè mio padre aveva telefonini in uso all'interno della Bibbia. Soggetti che lei non è in grado, non conosce, non è in grado di individuare. Qualcuno l'ho individuato, mi sono preso una bella calunnia. Ah, va bene, e allora poi vedremo se sarà oggetto di domande, poi lo vedremo successivamente. Presidente, anticipo alla Corte, questo è un atto contenuto nel fascicolo del PM. Nel corso della prosecuzione dell'esame, io ne mostrerò altri. L'intento comunque è quello poi, magari anche prima del controesame, di chiederne la produzione. Per ciascuno di essi indicherò, specificamente se è un atto rinvenuto o sequestrato nel corso di altre indagini, se è un atto consegnato dallo stesso odierno imputato nel corso della fase delle indagini preliminari. Sono tutti atti per ora del fascicolo del PM, che poi comunque, la cui esibizione è finalizzata comunque alla produzione, soprattutto se Va dovesse bene, rispondere alle quindi questo è domande. un documento invece rinvenuto nel carcere, da quello che abbiamo capito, Sì, all'interno, in occasione di un in occasione sequestro, della di una carcerazione. perquisizione. E guardi, sì, tra l'altro si evince anche dal fatto che inizia con verbale 9 del 17 marzo 93 ore 9:30, quindi commenta in qualche modo un verbale di interrogatorio poi reso da Vito Ciancimino alla procura. Se
Senta, io, ecco, però nella cosa consegnata forse al Presidente c'era. Le voglio leggere alcune. No, no, non si preoccupi, lo tenga avanti. Abbiamo anche la data del sequestro, intanto per capire. Noi. In questo momento non me lo ricordo, vabbè. Però sarò in grado di documentarlo. Comunque è del 93, sempre. Seconda parte del 93. Sì, sicuramente i colloqui sono andati avanti fino a aprile 93. È una fase dopo che inizia da gennaio. Signor Ciancimino, a un certo punto, perché per ora su questo si legge, quindi Rubicone, siamo 2, 3, 4, 5, 6, intorno all'ottavo rigo. Quindi Rubicone, chiesi miei processi inventati si concludessero bene. Consegnai libro Bozza ai carabinieri, passaporto a De Donno per vie normali. Ora la parte che mi interessa porre a fondamento della domanda. Consegna mappe città, utenze AMAP, utilizzo per conoscere possibile ricovero boss. 17 dicembre 1992 c'è scritto. Partenza per Palermo. Allora, intanto lei riconosce la grafia, poi sarà, diciamo, supportata anche da... È inconfondibile. È vergato a mano a mio padre. Senta. La D è inconfondibile, sì, poi... Allora, una domanda. Consegna mappe città, utenze AMAP. Utilizzo per conoscere possibile ricovero boss. Boss in questo caso chi è? Totorrina, Salvatore Rina. 17 dicembre 92, partenza per Palermo. Sì, siamo, come avevo detto, siamo partiti per Palermo insieme. Lui è ripartito il giorno 18, il giorno 19 mattina e poi è stato tratto in arresto. Ripropongo appalti privi effetto di Pietro, grossa balla. Poi su questo ci torneremo dopo. Io non seguo i righi, mi deve dare aiuto con i righi. Ho problemi di lettura con questa... C'era arrivato consegna mappe città. Sì, all'ottavo rigo. Segua da lì, guardi, io leggo. Consegna mappe città. Utenze AMAP. Leggo io, e lei, a meno che non... Utenze AMAP. Utilizzo per conoscere possibile ricovero boss. 17 dicembre 92, partenza per Palermo. Propongo appalti privi effetto di Pietro, grossa balla. Poi io qua leggo... Mi promise che mi avrebbe risposto entro martedì successivo. Rientro sabato 19-12-92. Comunico risultato a De Donno, mezz'ora dopo arrestato. Allora, io le volevo chiedere una cosa, perché le altre cose, diciamo, lei ha già riferito la sua versione, il suo ricordo. Intanto, questo riferimento alla promessa che mi promise che mi avrebbe risposto entro martedì successivo. Vabbè, non... Lei sa chi è che gliel'aveva promesso che questa risposta sarebbe stata entro il martedì successivo? No, sinceramente non... Vabbè, comunque poi starà a noi, a tutte le parti, valutare. Quello che io le volevo chiedere è questo. Suo padre annota, sabato 19-12-92, comunico il risultato a De Donno. Sì. Lei sa che cosa... E come comunicò a De Donno Vito Ciancimino mezz'ora prima di essere arrestato? Che lei dice, io ero a Palermo, io poi incontro De Donno dopo. Intanto l'unica cosa che ci incuriosiva, diciamo, da questo punto di vista rispetto alla sua ricostruzione, e che eventualmente lei ha potuto sapere anche dopo, è questa cosa qua. Comunico il risultato a De Donno. Allora, premetto che aveva possibilità di parlare anche con De Donno e Mori attraverso l'avvocato Ghiron, volendo.
per cui poteva aver utilizzato l'avvocato Ghiron per contattare De Donno, in quanto gli stessi, lo stesso avvocato Ghiron era stato messo al corrente che c'era questo dialogo e questa cosa con i carabinieri. Lo stesso si premurò di accreditare Mori come persona molto seria, in quanto erano compagni di scuola. De Donno e il Ghiron aveva l'utenza di De Donno. Io non so, che mio padre chiamasse direttamente De Donno, non posso escluderlo, non lo so. Non ci siete più, volevo capire, ci siete tornati su questa annotazione, essendo un'annotazione riferita a un momento topico, cioè l'arresto di suo padre, mezz'ora prima incontro De Donno, comunico... No, non ne ho ricordo, sinceramente non ho ricordo. Io ero un po' stravolto dall'arresto e dell'AD, e soprattutto da quella che era stata l'ira di tutta la mia famiglia nei miei confronti, che mi reputavano unico e solo responsabile di quanto... Questo provvedimento, secondo il professore Campo, di ripristino della custodia cautelare, era il primo che veniva fatto in Italia e che sicuramente, secondo i miei fratelli, era frutto della mia magnifica idea di farlo dialogare con i carabinieri. Cioè, mi hanno quasi buttato fuori casa, Presidente. Senta, nel momento in cui... Comunque, lo tenga per ora lì, se ci dovessimo tornare... successivamente. Comunque vedo che le date coincidono su e giù con quelle che erano le mie indicazioni. Senta, quando lei consegnò le mappe con quel contenuto, stavolta specifico, con quelle indicazioni specifiche ai carabinieri, cioè a De Donno, non ai carabinieri, ribadì da chi venivano, da chi le erano state consegnate? Sì, assolutamente sì. Cioè? Dal Provenzano, personalmente dal Provenzano. E che gliele stavo consegnando perché ero molto adirato col De Donno, perché mi aveva causato questo disagio e perché fondamentalmente si era giunti a questo arresto per una situazione che gli stessi avvocati avevano consigliato a mio padre di non andare avanti nella richiesta del passaporto, in quanto già tramite anche i carabinieri... Adesso ci arriviamo alla vicenda. Lui aveva ottenuto una carta d'identità valida per l'espatrio. Nel periodo della trattativa mio padre... Una delle cose che aveva chiesto era la carta d'identità valida per l'espatrio e gli viene consegnata, credo, il 15 o il 16 di luglio, poco prima della strage di Borsellino, tramite Ghiron, signor Franco, carabinieri, tutto si intreccio. Mio padre viene in possesso di una cosa che era fino adesso gli era stata negata, l'aveva chiesta più volte, gli viene consegnata una carta d'identità, credo, non ricordo bene, che era felice, proprio perché per lui significava libertà, cosa potesse andare. Il 15 di luglio gli viene 15 o 16, gli viene consegnata poco prima la carta d'identità valida per l'espatrio. Ora, su queste vicende dei documenti ci torniamo approfonditamente. Per cui non capivo perché arrestare per il passaporto, cioè pure io a questo punto stavo sposando la tesi dei miei fratelli alla trappola, per cui mi sentivo veramente responsabile. Andiamo prima ai fatti e poi a quello che lei stava pensando, però prima di passare a questi fatti le volevo chiedere una cosa. Lei ha ampiamente spiegato, diciamo, le ragioni che indussero suo padre ad attivarsi per acquisire tramite Provenzano le indicazioni per catturare Rina da riversare ai carabinieri. Sì, e le modalità. E le modalità sulle quali torneremo di nuovo. Le volevo chiedere se, visto che queste indicazioni poi sono, seguendo il suo racconto, sono state date in maniera specifica da Provenzano, se suo padre le... Le mappe. Sì. Le disse mai quali motivi avevano spinto Provenzano in quel momento a fornire indicazioni per catturare il suo paesano di... Perché aveva raggiunto un accordo con mio padre e con i carabinieri di incolumità e cose varie, e poi che sarebbe stato il proseguio di, ovviamente, levato Provenzano di mezzo, di una levato serie... Levato, cioè arrestato una volta, messo fuori gioco il Rina, sarebbe stato il proseguio di ulteriori passi in avanti. Cioè, per una mano, il primo punto fermo, se vogliamo ottenere qualche cosa di costruttivo, è mettere fuori gioco Rina. Una volta che riusciamo a mettere fuori gioco Rina, specialmente come le avevo anzi
detto presidente, mi scusi se faccio questa premessa, con una ritualità stabilita sia dal Provenzano e da mio padre e riferita personalmente ai carabinieri, si potrebbe a quel punto mettere in piedi un tipo di dialogo completamente diverso, essendo mio padre ovviamente il referente principale di Provenzano. Non so se ho risposto esaustivamente. Sì, però io voglio, distinguendo eventuali riferimenti di suo padre in quel momento ed eventuali suoi approfondimenti o deduzioni, le volevo dire, lei in quel periodo in cui succede tutto questo che ci ha raccontato, lei già alla prima udienza aveva detto, aveva conosciuto Provenzano come un mafioso importante, latitante, pericoloso e quant'altro. Lo chiede a suo padre, ma come mai sta facendo questo? In quel momento, lasci perdere quello che eventualmente suo padre le riferisce nel 99-2002. In quel momento suo padre le dà questa una spiegazione del comportamento. Mio padre lo reputa responsabile, perché dice che... No, intendo dire suo padre di Provenzano, perché Provenzano stava facendo questo? Suo padre glielo dice... Mio padre, mi ricordo che Provenzano stava facendo questo per levare di mezzo linea, per prendere il posto, cioè, e per anche le promesse che gli erano state fatte di incolumità e tutto nei suoi confronti. Cosa intende per incolumità? Nel senso che si sarebbe potuto muovere tranquillamente, potevano andare avanti tutti questi rapporti con mio padre, avrebbero potuto mettere in piedi dei provvedimenti legislativi e delle situazioni, anche quelle riferite al possibile un partito, creare questa cosa, tutte insieme anche con la regia di mio padre. Senta, in tutto questo periodo, chiamiamola fase B, che va da agosto-settembre fino al 19 dicembre 92, quindi... Non più, diciamo, cattura di Rina. Fase... Quindi la consegna, fino alla consegna delle mappe che lei fa a Roma, a De Donno. In tutto questo periodo è mai stata prospettata la possibilità che suo padre si recasse all'estero? E se sì, da chi e per quale motivo? Era stato chiesto dal Provenzano da dove sarebbero successe anche queste situazioni di ovviamente di cattura di Rina e cose varie. Era stato chiesto dal Provenzano a mio padre di poter continuare i dialoghi, forse il Provenzano anche per motivi festivi sarebbe dovuto recare là, di poter continuare questo tipo anche di dialogo in territorio, diciamo in Germania, dove il Provenzano aveva parenti e aveva anche ottime conoscenze territoriali e luoghi dove poter incontrare mio padre. Di questo lei quando ne viene a conoscenza? Ne vengo a conoscenza direttamente nel 92. E per caso riesce a ricordare anche in questa seconda fase che di circa sei mesi, no, di meno, in questa seconda fase, settembre-dicembre 92, quando viene prospettata questa possibilità che suo padre si crei le condizioni per incontrare Provenzano all'estero, diciamo? Novembre, credo che siamo intorno a novembre, i primi novembre, ora non mi ricordo esattamente, Presidente. Era una situazione così... che si evolveva giorno dopo giorno, che poter catalogare proprio tutti i passaggi in maniera non è facile, anche perché quando ho fatto i verbali ero un po' più lucido pure. Andiamo ai documenti, signor Sancini, validi eventualmente per le spalle. Lei poc'anzi ha detto che suo padre aveva già una carta d'identità valida per l'espatrio. Assolutamente sì. È anche un documento non intestato a lui, credo della Turchia, non mi ricordo, di uno stato ritraente, però la foto, diciamo, un po' modificata di mio padre, un documento diplomatico che era stato consegnato attraverso la persona del signor Franco. Questo era, diciamo, un documento quindi di copertura. Sì, di copertura, ma valido a tutti gli effetti, perché mi ricordo
che dello stesso si era accertato l'avvocato Giron, che aveva parlato con un suo amico in dogana per far controllare l'autenticità e la validità di questo documento, perché mio padre, nelle more, sapendo le amicizie che aveva anche l'avvocato Giron, fece controllare, dice, questo risulta normalmente, è originale, con questo può viaggiare. Era un documento intestato a suo padre, Vito Ciancimino. Non mi ricordo, questo non mi ricordo. Andiamo invece ai documenti. Lei ha parlato di una carta d'identità e poi ha accennato, e in parte lo abbiamo letto anche, ad una questione relativa ad un passaporto. Sì. Che cosa ricorda lei di intanto di questa vicenda relativa alla autorizzazione, o meglio, alla concessione di un passaporto per suo padre, che in quel momento, lo abbiamo già visto, era sottoposto a processo penale in appello per Mi condizioni ricordo le civilistiche? varie discussioni che in merito nacquero, perché io facevo pure spesso anche da ponte con quello che era, no, i penalisti romani, mentre i miei fratelli Roberto e Giovanni erano più preposti a avere dialogo con quello che erano i penalisti, che era il professore Campo, la buon'anima di Frino Restivo e il professor Siracusano. Poi, nella fattispecie, quello un po' più intimo era il professor Orazio Campo. Io avevo rapporti con quello che era diciamo, il difensore romano di mio padre, lo studio del professor Enzo Gaito. Gli stessi reputavano una richiesta, come era stata prospettata dai carabinieri, di passaporto come una del tutto inopportuna in quel periodo, non dicevano proprio ma perché dobbiamo andare a squettare il cane che dorme. Ovviamente mio padre. Chiedo scusa, signor Presidente, qui Prego. dalla Sala 9 di Parma, Cina Antonino rappresenta la volontà di rinunciare al proseguio dell'udienza Va e bene. pertanto si chiede l'autorizzazione alla disattivazione del collegamento. E Grazie. allora prendiamo atto verbale e autorizziamo l'interruzione del collegamento. Buongiorno. E allora, prego. Intanto non ho capito il riferimento che lei ha fatto a proposito del passaporto ai carabinieri. Qual era stata, diciamo, che, no, non voglio suggerire, diciamo, lei ha detto, Ci sono verbali, non c'è sì, lo niente. so, però dico, ripeta quello che ricorda. I carabinieri chiesero a mio padre che non c'era nessun problema a incontrare il provenzano in territorio coso e se poteva anche chiedere il passaporto. Una richiesta che mio padre, ovviamente perché era cioè voleva anche questa sua libertà di operare, perché mi ricordo che gli serviva proprio il passaporto anche per fini suoi bancari, a cui accettò subito. E disse si consigliò con gli avvocati, che invece dissero che non era opportuno farlo, sicuro anche della precedente richiesta che era stata espletata dai carabinieri, la carta d'identità valida per l'espatrio. Mio padre invece presentò tramite l'avvocato Giron, non fu nessun, lui direttamente, non mi ricordo chi presentò la cosa in questura, se l'avvocato Giron o i carabinieri, questo non ho un ricordo lucido. Ma Giron, lei lo ha già accennato, era consapevole, ma quanto era consapevole? Fino a che punto era consapevole non solo degli incontri tra suo padre e i carabinieri, ma del contenuto di quegli incontri? Guardi, l'avvocato Giron. Cioè Giron era consapevole anche del contenuto delle varie richieste? Fino a che punto era, diciamo, intraneo a questa vicenda del Giron era una dialogo? presenza che era costante, era un personaggio che andava e veniva. Gli incontri con l'avvocato Giron erano qualcosa di costante e che avvenivano giornalmente con mio padre. Ovviamente gli stessi non erano, a differenza di quelli dei carabinieri veicolati attraverso la mia persona, essendo un avvocato che era stato nominato per poter assistere mio padre in un eventuale ricorso alla Corte Federale di Strasburgo, in quanto lui era un avvocato internazionalista, e anche per motivi di altre situazioni, perché di fatto ne curava gli interessi economici, e di volta in volta anche sulle richieste mio padre portava quantitativi di denaro che servivano a mio padre per svolge attività normale e anche spesso a me.
Per cui ora io non posso dare posso solo fare deduzioni, questo non è l'ambito delle deduzioni, per cui sicuramente ogni giorno e con cadenza, anche dopo gli incontri con i carabinieri, con tutto il mio padre vedeva Ghiron. E poi era nota l'amicizia tra il Ghiron e il coso. E credo che spesso si sono anche sentiti, non so per che motivi, spesso si sentivano direttamente il colonnello Mori e l'avvocato Ghiron, specialmente nella fase anche della carcerazione. Di fatto una cosa, Presidente, che stupì. No, nella fase antecedente lei che elementi di conoscenza ha? Perché dice era nota questa Perché mi conoscenza? ricordo che una volta durante mentre ero allo studio Ghiron, la segretaria annunciò una telefonata che aveva chiamato il colonnello Mori, parlarono 2 minuti, non so, forse per accordarsi per la cosa del passaporto. Mi ricordo che alla fine. Quindi il suo padre era ancora libero. Sì, libero. Ma anche dopo Ghiron, di fatto, i miei fratelli non riuscivano mai a capire come mio padre, per il momento in cui fosse stato arrestato, nei vari interrogatori che si sono susseguiti. Dopo l'arresto di mio padre, degli interrogatori che secondo quanto mi era stato a me rappresentato da Mori e da De Donno servivano a mio padre a venire fuori da questa situazione, non fosse presente un penalista. Ed era presente chi? Sì, Era presente un avvocato internazionalista, cioè. l'avvocato Ghiron, cioè tutti i miei fratelli dicevano: ma papà sta rispondendo di un'accusa, si deve difendere, sta facendo direttamente con questo procuratore Caselli, la cui nomea era di rigidità e cose. Ma è possibile che non chieda assistenza in tutta questa rosea di avvocati che abbiamo, Siracusano, forse restiva già, ma non mi ricordo, Campo, Dominici, Gaito, si rivolge all'avvocato Ghiron che. Scusatemi, come diceva mio fratello di penale, non ne capiva niente, scherzando diceva pure che non sapeva neanche se era laureato, era laureato a Terni. Dice, ma è possibile che tutto questo deve andare avanti? Io dicevo, papà vuole che sia così, per cui. E in sostituzione è capitato pure qualche volta che non è potuto andare l'avvocato Ghiron. Mio padre non ha chiesto neanche la presenza del penalista, costringendo mio fratello Roberto a essere presente. Non c'è un solo interrogatorio con Carabinieri, Caselli, Grasso, tutti questi, insomma, dove c'è presente un penalista, se non mio fratello che poi era un civilista, anche se preparato, visto le vicende familiari, aveva una certa infarinatura di quella che era la procedura e i codici penali. Senta, ma chi è che le aveva detto, poc'anzi le aveva accennato, che tra Mori e Ghiron c'era una conoscenza antica risalente ad una frequentazione scolastica? L'ha accennato Ghiron, lo stesso avvocato Ghiron. E lo stesso mi fu confermato da mio padre perché io gli disse il colonnello Mori. Senta, torniamo al passaporto. Sì. C'è una cosa che io vorrei che lei chiarisse, anche poc'anzi ha utilizzato una frase che si presta, diciamo, ad una doppia interpretazione. Ha detto i carabinieri, prima ha detto chiesero a mio padre, poi però ha detto dissero a mio padre che non c'erano problemi per fare l'istanza per ottenere il passaporto. Allora, cerchi di focalizzare bene i suoi ricordi su questa vicenda. È suo padre che chiede ai carabinieri ed eventualmente anche rappresentando, diciamo, la motivazione di incontri con Provenzano in Germania, posso ottenere il passaporto? E i carabinieri dicono fai la domanda, o sono i carabinieri, che lei ha detto chiesero, quindi, o sono i carabinieri a dire a suo padre chiedi il passaporto per eventualmente fare qualcosa all'estero. Allora, È importante ed è una distinzione, sì, diciamo, che cerco vorrei di. che lei affidasse al suo ricordo, non No, io ho un ricordo diretto Sì. perché ero presente. Le posso dire soltanto che questa voglia di mio padre di avere la documentazione che gli consentisse di recarsi in tutti i stati elevati d'Europa, era qualcosa che era nata all'inizio, diciamo, dei suoi rapporti, sulle tempistiche, quando chiederlo e come farlo, era tutto dettato dai carabinieri. Per cui, come per la carta d'identità, così come per il passaporto, furono i carabinieri a dire:
può chiedere anche il passaporto, quasi a invogliare mio padre, nel senso che avevano ottenuto un'altra. C'era stato l'articolo su Panorama, diceva ora possiamo chiedere pure il passaporto. Erano quasi dei raggiungimenti, dei primi obiettivi, segnali che mio padre così potesse andare avanti in quella che era la sua espletazione per la cattura e l'individuazione del covo della famiglia Riina. Senta, successivamente all'arresto di suo padre il 19 Per cui, dicembre del 90. precisare, per rispondere meglio, in quel preciso momento i carabinieri chiedono faccia domanda ora pure del passaporto, per cui furono i carabinieri. Mio padre si accertò con i legali, dicevano che era opportuno, però si fidò dei carabinieri, fece fare. Ora forse lei ha contezza di chi la presentò, credo l'avvocato Ghiron, non so chi realmente. Sicuramente escludo qualsiasi penalista possa aver avallato una richiesta di passaporto da parte di mio padre. Signor Presidente, da Parma, Sì, prego. le volevo comunicare che l'imputato Rina Salvatore intende rinunciare al prosieguo dell'udienza. Va In bene. aula comunque al momento rimane l'avvocato Renzo. L'avvocato Renzo, va bene. Quindi prendiamo atto della rinuncia e quindi Rina può essere riaccompagnato e manteniamo il collegamento per la presenza dell'avvocato Renzo. Grazie. Prego. Senta, successivamente alla carcerazione di suo padre il 19 dicembre, quindi del 92. 192, sì. Lei poi andò a colloquio con suo padre. Sì, ho fatto tutti i colloqui che mi sono stati consentiti dalla legge, più quelli straordinari che venivano consentiti dal giudice di sorveglianza che ne poteva disporre di due in più la settimana. Basta comunque, credo, andare a guardare, credo che su una presenza della mia presenza con mio padre, sia nell'84 nel 92, il 99% dei colloqui sono sempre presente. Allora, lei affrontò con suo padre uno di questi colloqui, soprattutto nella fase iniziale di questi colloqui, la vicenda. Intanto riferì a suo padre di avere consegnato le mappe con l'indicazione specifica a De Donno. Sì, al primo colloquio, ma poi non è. Lo vede, Presidente, non. Cerco di. Se mio padre mi diceva di fare una cosa, non era qualcosa che potevo omettermi di fare o dire l'ho fatto, era sottinteso, che se lui mi diceva una cosa io la dovevo fare. Per cui neanche si sincerava dell'avvenuta conferma. Per cui era sottinteso nel momento in cui mi chiama e mi dice puoi consegnare le cose, io l'ho fatto. Ora non so se è stato argomento di discussione lì, ma era qualcosa di insindacabile, indiscutibile. Io non avevo facoltà di rifiutare quelle che erano le volontà di mio padre. Lei ebbe modo di commentare con suo padre in questi colloqui, soprattutto nella fase iniziale, il provvedimento con il quale era stata ripristinata la misura cautelare in carcere, che faceva riferimento specifico al pericolo di fuga, desunto anche e soprattutto alla richiesta di passaporto? Sì, mio padre la pensava pur, come i miei fratelli, dice che era stata tesa una bella trappola per incarcerarlo e per escluderlo una volta che lui aveva espletato, e anche la promessa che era stata fatta da De Donno di poterlo far uscire nel giro di poche settimane, il tempo che si insediava il nuovo procuratore, perché c'erano degli avvicendamenti all'interno della Procura di Palermo, per cui credo che i carabinieri gli dissero che erano già andati a parlare con Caselli a Torino per rappresentargli la situazione di mio padre, e nel momento in cui Caselli sarebbe venuto a Palermo avrebbe preso subito in esame questa situazione. Per cui mio padre mi rappresentò la stessa come una bella trappola, un po' la pensava come i miei fratelli, fatta, perché dice, non capisco perché, se già avevo ottenuto qualcosa che mi consentisse di muovermi, mi proposero l'idea del passaporto insistendo. Senta, Procuratore, dobbiamo affrontare argomenti lunghi ancora, se possiamo magari definire questi, perché io come autonomia, che purtroppo prendo una pillola che mi anestizza il labirinto, ma agisce anche sulle corde vocali. prendiamo atto, vediamo se abbiamo ancora, possiamo fare ancora qualche domanda.
su questa questione. Guardi, io adesso volevo affrontare dei temi che riguardano l'arresto di Salvatore Riina, la vicenda della perquisizione, della mancata perquisizione. È lungo. Io ovviamente non conosco i tempi, se riguardano poche domande o... Sì, però dipende dal contenuto anche delle risposte. No, sono lunghe perché c'era tutta una strategia che doveva essere fondamentalmente comunicativa. Cominciamo a fare qualche domanda, magari vediamo, appena poi lei non ce la fa ci fermeremo. Va bene. Vediamo. Allora, io mi scuso Presidente, ma crede anche la situazione climatica influisce su questa mia malattia in maniera determinata, caldo, freddo, influisce. Suo padre viene arrestato il 19 dicembre, poi ci sono i primi colloqui, il 15 gennaio del 93 viene arrestato Salvatore Riina. Io intanto le volevo chiedere se in relazione alla notizia dell'arresto suo padre fece con lei, Massimo Ciancimino, dei commenti, dell'arresto però sto parlando. E vabbè, non le voglio fare ulteriori domande perché potrebbero avere dei profili di suggestività. Quando viene arrestato, si ha notizia che è stato arrestato alle 8:30 del 15 gennaio del 93 Salvatore Riina, quella rotonda di via Leonardo da Vinci, che cosa... Mio padre mi dice che le sue indicazioni e tutto quello che era stato stabilito anche nel modo operandi e tutto era andato a buon fine e che lui fondamentalmente alla fine aveva fatto il suo dovere, ancora non vedeva i risultati. Però non mi ricordo e so degli epiteti, però adesso ho poca spazio di approfondimento. Perché fu un'escalation poi, anche in quello che fu la non perquisizione, erano tutte... Sospendiamo qua e rinviamo il proseguo a domani. Tanto... Era tutto stabilito prendiamo atto dell'impossibilità di proseguire. Presidente, allora... tutta la cattura divina è dettata da regole di mio padre. Il suo posto e al momento sospendiamo, che poi lo riprenderemo domani l'esame.